un botto. Ma hai scaricato il video? Arrivato, c'ho avuto arrivato. Un problema con un cavo. Tanto gli ho detto all'inizio parlavamo del Faina. Sto bellissimo. Cavo. No, ho visto la storia del Faina. Mamma mia, che deficiente, mi ha fatto incazzare. Visto. Bellissimo. Devi pure venire ospite. Un coglione. Beh, un coglione. Ah, ma sta... C'era il mixer. Vabbè, sti cazzi, tanto è quello che diremo tra È un coglione, tanto non è un segreto. No, boh. Ciao, a dopo. Iscritti, iscritti, bellissimi, adorabili iscritti. Marra, voi siete bravissimi a convincere i depi a cagarvi il grano dalle loro tasche. Per coniare una frase, mio caro Ivan Grieco, ruba il depe per sfamare il Cerbero. Questa era poesia in movimento. Sai, voglio che pendano tutti dalle mie labbra, porco... Dio. Siete un po' dimagrito, Marra. Avete un aspetto sinistro, scavato, meschino, insicuro, povero, ignobile. Ora non esagerare, Ivan. Ecco, così può andare, credo. Questo canale mi dà il senso del potere. Potere! Non me ne faccio più un cazzo dei miei muscoli. Potere! L'idra selvaggia se li può solo sognare, i numeri che fate ogni sera al Cerbero. Vero, eh? Idra selvaggia! Avevo avvertito di non pronunciare mai il nome di quelle spalle! No, Ivan. Semplice lapsus della mia lingua biforcuta, Mister Marra. Siamo d'accordo su questa faccenda. Hanno parlato male di voi e nessuno può farlo. È vero. Usano tutti il nostro nome come dei parassiti. Senza neanche fare un elogio al vostro lavoro. Sì. È vero. Nessuno mi dice mai che sono bravo. No. Mister Marra, vi prego, non fate così. Voi dovreste prendere una pausa, lasciare tutti i vostri iscritti a me e ritornare così alla vostra grande passione dei piedi. Dei piedi. Ehi, no, niente scherzi. Cercavo solo di aiutarvi. Ah, ne dubito. Calvo parassita. Parassita a me? Ora ascolta, se ti abbiamo scelto come presentatore in Oscar, Ivan, è solo perché non c'era il budget per averne uno bravo. Spera solo che io non faccia il boom come Rupino. Ecco. Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione.
punto di morte. Sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, Pablo Podcast. Cerbero, Pablo Podcast. Marrani chirisce i depe, lei urla rana rana rana. Cerbero, Pablo Podcast. Dudubi vuole estinguersi, tre teste per un Cerbero, Cerbero, Podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno un depe, perché ogni giorno Airfai! Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! Vattene a fanculo. Hello! Glowshard! E benvenuti in questa nuova Rubino senza Mick. No, ce l'ha, l'ho acceso. Mick, vai, Unzione! Acceso. Parla Rubi. 1, 2, 3, ah, prova. Sì, mi hai mandato a quel paese, Rubino. Perché naturalmente la voce dell'intro è la mia, vorrei fare io quando ci sto io. Stavolta ho detto, vabbè, no. Questa volta no. Vabbè, ok. Gliela vogliamo fare rifare, vai, vai, Rubi. 3, 2, 1... Afai! Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno... L'enfasi. L'enfasi. Bella potente. Bella. L'enfasi. Però io... no, era Erfai. Possibile vabbè. Che io sono l'unico... L'unico non che non fare ha mai visto, errori. Magari che non ha visto le storie del Faina. Qua l'avete viste tutti. Sì, vabbè, sì. Ti mandano proprio a sprofusione. Perché... Io mi sono svegliato alle 2:30, Rubi. Si parla di catcalling, Gianluca. Okay, ah, è quello che fa Rubino. No, io non faccio, ma non è cat non è perché per i gatti, Gianluca. Ok. Per fine un'ora fa ha pubblicato queste storie bellissime. Che no. Sì, bellissime. No. Bellissime. Okay, tanto quanto life. Gravi, insomma, sì. Perché dice delle cose proprio da Neanderthal. Anche più da Neanderthal di solito. Quindi sì, diciamo che ormai poi Erfaina lo consideriamo poco, nel senso, vabbè, il personaggio è quello. Però qui si è spinto un po' oltre. Oltre. Vediamo. Diverrà anche ospite. Dai. Quindi. Che ne so, se ha passeggiato e viene là e rompe proprio per caso, lo posso capire. Giacca sportiva mentre sto correndo perché fa... Posso capire se uno, che ne so, se ha passeggiato e viene là e rompe proprio per caso, lo posso capire. O te... Ma se uno deve. Ma che c'è il manuale di rimorchia? Ma uno passa, che ne so, vede tu belle gambe. Ah, almeno quando ero piccolo io facevo. La fantastica! E mica ti ho detto la fantastica! La fantastica! No! Ma vorrà una vestata fantastica, poverina! Vede tu belle gambe, la fantastica! No! Cioè la tattica del rimorchio che non funzionerà mai al mondo. No. L'unica tattica del rimorchio che non funzionerà mai. Lo voglio come alert questo. Ah, fantastica.
E mica ti ho detto vaffanculo brutto cessa. È proprio l'argomentazione più cafona che danno appunto chi viene ripreso a fare catcalling. Ma mica te sto insurta. Ma che vuol dire? Ma non mi devi proprio rompere i coglioni, io sto i cazzi miei. Non è che la molestia è solo tattile, caro Erfaina, te lo dobbiamo spiegare noi? A parte il complimento è su oggettivo, magari a fantastica potrebbe risultare in quel momento, visto che te lo urla uno sconosciuto per strada, e quindi l'attenzione ti arriva tutta su di te, no? Chiunque sta là te guarda, ma è umiliante. Ma certo. Come fanno a non arrivarci? Perché io capisco, lui fa il personaggio, sì, fa il personaggio quando dici le cazzate, riapriamo tutto, ma non su cose serie, ma pure che potrebbero serie, incitare molestie. Ma pure là sono serie. Lì sono serie, ma questo è peggio, secondo me. Un conto è dire, vabbè, secondo me dovrebbero riaprire le scuole. Un conto è giustificare una cosa del genere e dire non c'è nulla di male, tornando indietro di 100 anni sull'evoluzione proprio sociale dell'essere umano. Tipo, Giallù, se... passeggiando per strada un giorno, un fan in mezzo alla gente ti vedesse, ok, e urlasse a Mr. Flame! Come se ne è mai successo? Sì, però è una fonte di disagio. È disagio, sì, certo. In mezzo alla gente. Ma no? È disagio. Io membare, a me mi piace di disagio pure quando lo fanno a voi e sono presente io per farvi capire. Guarda, quindi... a me è successo una cosa simile con Ludovica. Ah, ricordo. Cioè, ragazzi, ah, dilla. Raga, allora stavo a un ristorante, cioè immagina un ristorante, tu ricordi quello dove siamo andati pure egoissima, quello di cheeseburger? Possiamo inaugurare la rubrica? Ah sì, come no, quello che fa i panini buoni. Sì, 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 sì. Inauguriamo la rubrica, Rubino raccontaci una storia. Vabbè, se mi capita qualcosa, sì. No, se mi capita qualcosa, sì. No, è una cosa che apprezzo di te. Tu sei uno che racconta un sacco di storie. Vabbè, è... mi sono successe nella vita. Appunto, è bello. Però pure come le racconti. Bene. Vabbè, niente, stavamo a sto ristorante, io e Ludovica. Cioè, tu immagina, sì, al centro proprio del ristorante, San Valentino, capito? Le cose tue, comunque. Intimo, cioè... no? Sì, una cosa intima. Vedo uno, da proprio lo vedo con la coda dell'occhio, che sta tipo così. Incredibile. Io stavo al tavolo? No, no, stava più lontano, stava proprio ma verso. Ma in un altro l'entrata. Tavolo, ah, no, verso un piedi così. Faccio... Che poi si è messo seduto vicino a me, al tavolo vicino al bio. Mentre stava al lume di candela. Sì, al lume di candela Ludovica. Fa... Faccio, vabbè. Faccio così. E io faccio, vabbè, magari mi chiederà una foto, ci sta, vabbè, faccio la foto. In me si avvicina, fa... A Rubì! Ma che vabbè. Stai a... Dove, ma... E scuoli stanno arrivando! No, cioè, Ludovica che... Ma che stai a fa che... non c'era ancora. No, parlavamo tipo di prima del Cerbero, credo. Ludovica non che stai. Si abbassa, mangia tutta rossa. Io faccio sì. Madonna. Cioè, un po' anche meno. Anche meno, anche meno. No, ma nei ristoranti. No, sì, il ristorante poi non mi era mai capitato. Come ti sei sentito? No, è stato? No, ma una cifra a disagio. Cioè, mezza gente mi guardava. Io dicevo... Vabbè, sì, sì, famosa la foto. E poi capito, ciao, 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 caro, ciao. Ti hanno fatto del Depe Calling. Sì. Ludovica pure poraccia, disagissima. Te urla non faccia al ristorante davanti a tutti, vorrei vedere. Il cat calling. Pendufischi. Pendufischi, hai detto Pendufischi. È una cosa più cafona, non riesco a pensare. Pendufischi. Il fischio è la cosa... Allora... Se io dovessi, questa qua è ovvio che è personale, no? È oggettiva. Sì. Il fischio è molto peggio di a bella mia buona, eccetera. Sì, pure... Cioè il fischio è proprio da bestiame, sì. Sì, bravo, bravo. Cioè è proprio orribile, Marco. Du fischi, ci ha detto la cosa peggiore. Bravissimo. Un conto girare, sai io che avrei detto se fossi stato un po' più furbo. Già che me giro, me guardo e commento con un mio amico e magari lei forse potrebbe sentire, oppure lo fa apposta, è diverso, fate ed è proprio un caso limite quello, ed diciamo. È sbagliato uguale se urli, certo, sono sussurriano orecchio, no, ragazzi, uguale, basta che aspetti tre il secondi fischio, che sta allontana, esatto, cioè il ma punto. Molti lo fanno per farsi sentire tipo, oh, esatto, che figa, ed è quello non secondo è... me che rientra nel catcalling, il quando punto tu non vuoi è farti sentire, osservare una bella ragazza e fai a Rubino a bassa voce, oh bella quella, magari quella sta là nemmeno ci ha visto, un conto è fare possiamo convenire. È creare disagio nella persona. Però il catcalling è quando crei disagio e quindi quello là è soggettivo, quindi tu potresti anche non aver fatto niente, oppure quando esprimi, no, le tue cazzatine, che può essere il fischio, l'urlo,
facendoti sentire sia da lei che dalla gente? Cioè, secondo voi qual è proprio il margine quando il margine è quando intacchi un altro essere umano, secondo a prescindere. Però quindi possiamo convenire che anche se uno si gira e fissa e magari commentano in tanti ragazzi che si girano in tanti, aspetta, però si crea una situazione per lei, sicuramente uno potrebbe anche sentirsi intaccato da un semplice sguardo innocuo, quindi non è sempre così. Diciamo che si valuta caso per caso, alle volte è palese, ok, tipo questo. Così è troppo, cazzo. Secondo me sì, diventa catcalling quando tu esprimi qualsiasi cosa con l'intento che arrivi a quella sì, persona che lo dicevamo, sta subendo. Sì, perché ma lo sai che c'è tipo un senso di supremazia, no? Tipo del galletto Valle Spruga, capito? Che sta là, no? Deve far sentire la sua presenza, la propria arfa, presenza alla donna. E come hai detto tu, ci si rivolge alle donne come bestie. Cioè, sai che mi ricorda? Mi ricorda un pastore che stava a Scurcola Marsicana, paesino dell'Abruzzo, mamma, che pecore, capito? Con questi fischi che fanno questi urli, mamma, strani, incomprensibili. È quello. Lo faceva agli animali o alle donne? No, alle donne. Ah, greve. aveva un gregge. Greve. No, alle pecore, ovviamente. Un gregge delle ragazze messe a pecora. Cioè io, per come conduco la mia vita, cerco di non recare danno a nessuno. Ma volevo raccontare ficco nei danni anche cose che potrei fare che potrebbero mettere a disagio un altro essere umano. Quindi, se vedo una figa, magari... cioè, la guardo. Ma la guardi, Simo? Una bella figa. No, no, con discrezione, ovviamente. Tipo? Tipo? Non so, è un esempio. Tipo così. Una bella figa, insomma. Sì. E no, vabbè. Ci vuole due dubbi allo sguardo. Cercando di non rompere il cazzo. Se vedo che magari quella persona si infastidisce, basta. Cioè, beh, certo. Manco guardo più. Scusi, ma torniamo ai cazzi miei. Torniamo ai due fischi. Torniamo ai voglio fischi. Un attimo rivedere, che mi piace troppo. Fischi. È un personaggio veramente da verdone. Due fischi e il catcalling. Sei un ignorante! Questo che dice è dannoso. Io non so do cazzo andremo a finire. Io ripeto, perché poi non voglio... Se qualcuno te caga il cazzo che viene là, te tocca, te fa, sono d'accordo con te. Beh, questo è troppo. Ma non mi può cagare il cazzo il fischio? Cioè, vabbè, è così incomprensibile che un fischio, cioè, caghi il cazzo. La molestia... Io sono d'accordo, se uno te stupra, lì ci posso quasi stare. Regà, la molestia è più pesante del catcalling. Ma guarda un po', è pure più pesante se io ti uccido invece di accoltellarti. Io non ho ucciso nessuno. Se uno ti dice, ah bella, e batte, e die grazie. Pure, capito, pure. Pure, ma grande. Più grande catcalling della storia. Aspetta. Ah, guarda. Questo non l'ho visto. Sì, sì, perché boomer, che... veramente. Poi pure il copywriter Faina. Sì, sì. Ci hanno mai cliccato sopra? Ammazza, ma è Verdone. Verdone, ti giuro, non l'avevo sì visto. E io ho detto, mi sembra un personaggio di Verdone, ti giuro, sì, su Dio, l'avevo visto. Che sicuramente era una critica. Ma è una parodia sta roba. Sì, ma cioè, senza rappresenta che... l'uomo medio ignorante. Tra l'altro, senza contare che comunque si parla di film... Cioè, Gallocetrone se prendi, questo. Se qual prendi era? Film dei 30 anni fa c'erano altri stereotipi. Ma no? Conoscendo Verdone, questa è una chiara critica. Ma sì, ai esatto. È una parodia allora, al cafone demo, classico. Demo non so se è Gallocetrone, ma Gallocetrone era appunto questo. Sì. Erano i personaggi di Verdone che criticavano, certo, personaggi comunque o ambigui, o certo, strani, chiaro, o tossici. Ma chiaro. Vabbè. Un cafone. Verticale da favola. Pure inquadratura sul culo. Aspetta, non vai. Grazie. È Chitano che ha portato del materiale. Ha scolpito Michelangelo, eh? E infatti questa dice grazie, come dice Erfaina, no? È proprio l'esempio perfetto che dice lui, no? Lei pure in questa scena è lieta, sì, di ciò che sta accadendo. Ma in forma quel giorno, eh? Guarda, è lieta. Ma perché non ridi mai? Guarda che io sono uno che fa ride, eh? Esattamente la parodia del Faina, cioè incredibile. Cioè, esattamente, cioè Erfaina ha condiviso una cosa per avvalorare la sua tesi e quella cosa lo sta a pià per il culo, a lui. Sì, sì. Bellissimo. Grande. Il depensaggio. Ma se guarda, voglio fare una domanda. Secondo me non è stupido come ragazzo affatto. Cioè, zero totale. Per niente, no. Anzi. Però, in questo caso, perché lo fa secondo voi?
Secondo me lo fa perché effettivamente lui ci crede a questa cosa. Secondo me lui le pensa realmente. Secondo me no. Sai che perché ormai tutte le sue i suoi discorsi politici non è un segreto che sono il copia incolla di Salvini. E vabbè, magari ha stretto qualcosa, un accordo. Chi se ne frega è libero di farlo. Tipo Mastrangelo. Sì, che ne so. Ah, tipo Mastrangelo. Mi ha risposto in privato, tra l'altro. Ma ha detto però, che io sono tesserato da Lega. Vabbè, ok. Bravo. Però posso dire però questi discorsi non fanno parte di ciò che dice la Lega. Non ha mai parlato la Lega del catcalling o Salvini, che lo sappia. Quindi è proprio una cosa sua. Azzi, che l'unico pensiero concepito ultimamente suo. Non c'entra nulla. Azzi, il Faina sa perfettamente il pubblico che ha e sa perfettamente come la pensa. Ma infatti la mia riflessione era su questo. Cioè, magari lui lo sa, però... È dannoso però così. Certo, lui lo sa, però dà al suo pubblico quello che vuole sentirsi dire, no? Ma magari vabbè, anche... c'ha proprio ragione, fai! Vabbè, ma se c'ha proprio ragione, queste ma se iniziamo tutti a fare così diventiamo nemici nemico pubblico numero uno, mo te inizia a cavalcare l'odio delle persone. Esatto. Mo io prendo, mo te faccio un esempio, prendo il fantoccio che ha la maschera Mr. Flame, la maschera da Teschio, ritorno indietro dei 2 anni fa, guardo uno Schwarzenegger, bella Marco lì. E inizia a cavalcare l'odio delle persone perché so che verrebbe accolto. Diventerà un personaggio infatti, che deve essere allontanato. Ma infatti è cioè. Peggio, cioè, se lui fosse inconsapevole... È il peggio approccio. Cioè, se è come io mi auguro che non è come dice Rubino. Infatti, cioè, io mi auguro di più che lui le pensi. Se lui fosse inconsapevole, uno dice, vabbè, se lo fa intenzionalmente, è un po' greve. Le cinque teste. Bella Kaitans. Marcolino! Bella vita. Ciao a tutti ragazzi. Bella, ho fatto una corsa. Ma sei andato da Euronix? Sono andato da Euronix, alla fine sono andato da tutti i negozietti, i supermarket, quelli che vendono... Perché ti serviva sto benedetto cavo? Che ci fa con sto cavo? HD perché vorrei streamare... Ma potevi andare da un cinese, potevi andare... Che vuoi fa? Come da un cinese? Andato da un cinese. Sono usciti fuori produzione, fanno tutti... No, io cavo adattatori, ma... Vabbè, ma chi dà? No, non l'ho fatta. Chi dà? Mo stiamo a parlare... Stiamo a parlare del Fina, tu... un veleno perché ne ho passati 4 e tutti no mai avuti, ma se l'ho comprati 4 mesi fa. Qual è il tuo metodo di catcalling preferito? Gattini con Rubino abbiamo organizzato una cesta di gatti ma se una gli fischi e fai woohoo, am vedi che chiappe, che hai fatto di male, dovrebbe pure ringraziare questo. Sì, anche perché di solito lo faccio comunque anche senza una donna. Questo verso mi capita pure ai vecchi. Certo, vabbè. Io facevo, posso capire se uno faina le difese. Se ha passeggiato e viene là, te rompe proprio per caso. Lo posso capire. O te insulti. Ma se uno te. Ma che c'è il manuale di ginocchia? Ma uno passa, che ne so, vede tu belle gambe. Almeno quando ero piccolo, io facevo. A fantastica! E mica ti ho detto vaffanculo brutto, c'è, sao. Ma c'è io il catcalling. Per 2 fischi. Per 2 fischi il catcalling. Io non so do cazzo andremo a finire. Io ripeto, perché poi non voglio. Se qualcuno ti caga il cazzo che viene là, te tocca, te fa, sono d'accordo con te. Ma se uno ti dice, bella, e vatte, e die grazie. Il più grande catcalling della storia, poi, citando una scena che critica il catcalling. Infatti. Te ci hanno mai cliccato sopra? Lo sai che c'è il sorriso verticale da favola? Sorriso verticale. Manca solo la parola. Per sorriso verticale, credo. Che è classico meme. Sì. Vecchio come cuco. Stava in forma quel giorno, Sta a fa palesemente. Cioè qui si vede proprio che lei è sto canale, esatto, proprio che si sta romper cazzo lei, capito? Palesissima la parodia, cioè, così. Ma non c'è sei chiaro. Ti posso offrire una bibita? Una bibita. Te posso offrire una bibita. Però io questa userò, te lo dico. Te posso offrire una bibita. Sì, sì. Voglio sapere che risponde lei. Ma c'hai sete con Stafa? Posso offrire una bibita? Facci una doccia. No. Fanculo. No, no. È sottointeso che il mio discorso.
Sentiamo la paraculata, vai. Sentiamo il sottinteso. Aspetta, da quanto un'ora? Quelle storie di quanto tempo fa erano? Sempre un'ora. Sempre due ore, un'oretta dopo, rinsavito. Ha avuto il tempo di leggere qualche direct. Sì. Sentiamo i sottotesti del discorso di prima, perché non li ho colti. Teso che il mio discorso di prima vale per i ragazzi, ovviamente. Ah! Se una dei 16 anni si affianca uno dei 60, gli faccio bella. Ah, quindi non lo fanno, possono fare le femmine, capito? No, ha detto, no, è un'altra cosa. Ha detto, è normale che vale per i ragazzi giovani. Ragazzi, ragazzetti. Ragazzetti. Certo, se lo fa una... Giù le mani, ma se lo fa giovani. Una sedicenne, pure ad un uomo più grande, ma è una troiona, secondo lui. Simone ci ha capito un cazzo. Lui sta dentro... No, non hai capito, sta Simone. Sta giustificando i giovani, cioè dice... Se lo fa un giovane va bene, se lo fa un vecchio, vecchio è viscido. No, non ha comunque senso, ovvio. Non ha comunque senso, anche sbagliato. Perché spesso accade con vecchi bavosi a ragazze. Non avevo capito. È quello che sta di lui, però lui condanna questo, ma non i ragazzi che lo fanno. Uno può dire, magari è giovane, lo comprendo un po' di più, gli si insegna qualcosa, no? No, lui invece dice, possono farlo i ragazzi. Proprio il giovane è proprio il target da scoraggiare, esatto, verso sti comportamenti. Perché, che sono avallati invece dai vecchi. Bravo. E la cosa curiosa è che il Faina in cuor suo ci avrebbe pure il potere di scoraggiare in minimo una piccola parte. Anche ma neanche, vecchi, però fa l'opposto. I vecchi magari che hanno una mentalità retrograda, non è che li cambi certo. 60 anni magari, no? Giovane, se segue... Proprio quello da tutelare, se no? Se segue ama il Faina, magari... Arriva. Raga, non avete capito che a fischiare è una cosa sbagliata. Gli dite cagare il cazzo alle donne. Così, no? Cazzo di ragionamento. Magari un pischello diceva, oh, però cioè, sai, c'ha ragione. Poi uno può fischiare. Si è trasformato in conoscitore. Cioè si può fischiare solo tra coetanei. Due sessantenni se posso. Cioè, qualche cazzo di ragionamento. Possono, è. Sì. Solo se sei giovane e figo, ovviamente. Se sei un bavoso, se sei un bavoso, no. Se sei grasso, come me. No, Rubi. Non l'ha detto nessuno. Tu hai detto figo, quindi magari sono figo pure io a mio modo. Le belle fighe. Bella, ma gli tiro una scarpa io se ci sono. No. Se uno passa con la macchina, tu sei a fare andare. Cioè, vabbè, ma chi gli fa il cat calling? Sondaggio alla nonna centenaria. No, vabbè, è fantastico. Sicuramente avrà un'opinione ma aggiornata. Ma poi fa cat calling alla signora. No, ma speriamo che lo insulti. Te fischia, te fa. Ah, bella. Te che fai? Che voi? E te sa fa un complimento, ha detto bella, te che gli dici? In realtà in realtà non era quella. Hai visto? Perché lei inizialmente ha fatto che vuoi, cioè pure infastidita e poi capito, sì, l'ha imboccata, no? Te sa fa un complimento. No, dai un po'. No, guarda alla fine che alla fine lui fa. Hai visto? Sì, sì. Se ha detto alla nonna, la saggezza. Uno passa con la macchina, tu sei andato a fare la spesa. Te fischia, te fa ah bella! Te che fai? Che vuoi? E te sa fa un complimento, Dorcia, ha detto a bella, te che gli dici? Vabbè, parola chiave complimento. Hai visto? È tutto risorto. Lo dice la nonna. Hai visto? Hai visto che sei un depensante assoluto in miniera devi andare. Altro che vai a fischiare in miniera. Vergogna. Ufficio. Comunque, quando verrà qua Parleremo anche di catcalling, ovviamente. Ne parleremo senza alcuna offesa, ovviamente, però veramente questi discorsi non si possono sentire. Ok, comunque, allora perché è qua il nostro amato Kaitans? Ci ha portato del materiale scottante, Rubì. Come scottante? Scottante. Delle cose inedite dei Boscar, Rubino. Dei file segreti, cartelle che sono uscite. Rubì. Saprei tutto. No, povero Rubir. Ti danno scherza su sta cosa, ma dopo me cecchina. Cioè. Non è vero, Ludovino, non è vero. Comunque, Rubì, ti posso dare solamente uno spoiler. C'è anche la parte che tu temi di più della vacanza all'interno del video. Allora, questo è montato, quindi è proprio un vlog completo. Che la parte
Ok, la prima parte del blog, bene, che sarà caricato poi integralmente sul canale, sì, così potrete vedervelo anche senza le nostre voci, per godervelo appieno. Certo. Basta con sti Boscar che ci siete andati avanti troppo, per Dio. In realtà ne abbiamo una parlato live, pochissimo. Dico, però, okay. Abbiamo fatto una live dopo. No, abbiamo parlato pochissimo. Secondo me ne dovevamo parlare di più i giorni appena dopo. Ma non preferite che abbiamo portato content invece di... Doveva avere tempo per montare tutto. Cioè, comunque questa è una cosa bella che non avete visto, quindi di conseguenza è inedita. Quindi neanche riguarda i Boscar. Non è che facciamo il best of Boscar. Perché ci dobbiamo giustificare? Cioè, no, lo voglio spiegare. Era un ne parliamo. Cioè, certo, se non volete vedere i backstage fuori. Comunque. Questo è l'epico backstage fatto da Chitano per i Boscar. Inseriamo il Chitano. Bello sto momento. Il finale di The Office diceva: vorrei ci fosse un modo per capire di stare nei bei vecchi tempi mentre li stai vivendo. Io non so come, ma in quel momento l'avevo capito. Sei stato rubinato! Ma nessuno ha visto sto video di noi, eh? Sì, forza. No, no. Troppa emozione. Super allegri, bro. Ti ho detto, questo è un paese arretrato, siamo nel 2021. Volevano farci stampare le auto giapponesi. Greve. Starter pack obeso modello. si parte, ragazzi. Sono stressato, sto fumando. È la seconda oggi, scusate. Smetto appena finiscono i posti. No, 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 no. Questa è una sputtanation. Greve. Non ho smesso. Ora stiamo per partire ed è tutto pronto. Tutto pronto, si parte. Okay. Si parte. Tutto pronto. Mi dispiace per voi, ma vorrei che il vlog fosse solo dei gatti, guarda. Cioè, tutto quello che hanno fatto. Tu non sai veramente la gioia che ho io quando entro in camera. Ma poi sono fettuti. A parte Eva, che è quella nera che se fai cazzi su e te caga de pezza. Gli altri due appena entro, tutte le fusa, mi vengono addosso. Che racconta stanotte di Ivy, ma fa terribile. Mamma mia, allora, io, tipo Gianluca, se... ci siamo beccati de notte nel corridoio. Siamo stati pure qua, mi sono mangiato un Burger Kinghino fatto a casa. Tipo alle 3 di notte, quella era. Sì, di Petre. Io sento un odore, no? In bocco in cucina e faccio al cellulare, ma che è un Burger Kinghino domestico, tipo così, no? E lo era. E lo era, sì, poi ci ho messi qua a fare due chiacchiere, si è messa a mangiare. A un certo punto sentiamo un rumore, c'era Ivy con la scatoletta dei Woody. Che avevo buttato al secchio, che peraltro. Al... Che sono i Woody? I Woody. Ah. Questa cosa qua. La scatola vuota. La scatola vuota che stava a leccare con questa prima cosa bocca. È successa un'altra, no? C'era Ivy in corridoio, io me ne accorgo uscendo pure di corsa che dovevo andare a fare pipì, accosto la porta senza tapparla, faccio pipì, faccio quello che devo fare, poi ritorno. E la porta era leggermente aperta, però va a capire. Allora chiudo, tappo a chiave, mi metto seduto, inizio a fare cose mie. A una certa le cuffie, a una certa mi sento strusciata, una cosa pelosa a gamba. Ho fatto tipo... tipo lì per lì, no. Il Babadook, tipo... vedo Ivy che mi si strusciava, bellina. Mi sono cagato in mano. Bellissimo. Top quarta classificata, comunque. Tu non hai annoiato uno scatto nella paura della notte. Comunque ho detto nel video proprio che volevo continuare tutto il backstage sui gatti. Bellissimo. Sì, ma io ci perdo le ore, ragazzi. Ero tentato. Tutto il backstage sarà puntato su di loro. Stiamo dando fastidio. Belli. Stupendi, proprio una gioia della natura, proprio. Belli, io devo dire, i gatti, per carità, non né li amavo e né li odiavo. Erano abbastanza indifferenti, ero più team cani. Mo paradossalmente, sapendo che andrò ad abitare, che stiamo comunque io ed Anna, mi deve fare più un gattino. Mi sono innamorato dei gatti, posso dire. Da Ivy alla botta finale con i cuccioli, che veramente ogni volta che entro, sì, di Davide divento tipo un cretino. Sto là tipo 3 ore. No, troppo belli, raga. A chi? Già. È tutto pronto. Siamo... Qua cercavo di darmi la carica da solo perché che mancavano tipo 75.000 ore. 2 giorni. Stavamo tutti a mezzi a dormire poi. Pronti a fare la storia a Milano. È tra 2 giorni l'evento, però. Siamo carichi. Capitolo 2. Rubino, il crudele metodo di catcalling. No, Rubino! No!
fatto una live sul catcalling. Chidano sarà querelato. Io qua top rispettosa una certa me sorsato, c'avevo il culo in viso. Io non sapevo nulla perché stavo lì a cantare. Vedete che... cioè c'avevo il culo in petto in guarda viso. Guarda io guarda che sono... faccio. Mi sono alzato e me ne sono andato. Povera Cristina. Prima di iniziare le riprese Ivan non stava guardando di qua. No, infatti. Stavo a notare lo sguardo. Guarda che c'è Livio, eccolo. Chi era Cristina Bertevello? Sì, sì, sì. Bertevello. No, no. Ah Gianluca, te proprio là stavi proprio. Sì. Me l'ho appena detto, me ne sono alzato, me ne sono andato. Sì, sì, è arrivata lei, non è stata colpa. Sì, sì. Fate un sub al volo, regà, dai. Sì, la Bertevello. Fatelo accadere, fatelo accadere. Fatelo accadere. Avete 5 secondi. No, non li avevamo visti, c'erano dei piccoli spezzoni, ma questo è il montaggio completo. Niente. Aspettiamo. Mettiamo il sub. Eccolo. Top meglio sta cosa. Tipo i meme quelli che cambiano, capito? Ah, era Simone. Dicono che i gattini tirano, Rubino. Ma io me ne faccio un set, allora. Una bella cesta. No, no, una bella cesta. Per dire. La cosa fondamentale è cosa attirano i gattini. Basta. Osserviamo. Cosa attirano? Le carezze. Titano, no! L'occhio del regista, ma no, Livio, levati dal cazzo, Livio! Il backstage è backstage. Vedi, Livio sempre a censurare comunque. Sì, mamma mia. Grande, oh. Livio. Bravo, Livio. La censura di Livio. Livio, si sposti! Carezze di Livio. Di? No, no. Guarda io! No, Ivan, no. Servono delle scuse pubbliche per sì, sì. La ragazza, per te. Vero. Beh. Sei sponato qua. Sì, sì. Sì, Gianluca si è teletrasportato. Sì. Cioè, non gli abbiamo detto nulla. Devo avvertire, allora, penso di essere ancora etero, no? Però ho avvertito del forte, come posso dire, disagio ad avere il culo qui. Certo. Cioè non mi sono sentito di alzarmi, che qui devo hai dire? Fatto la classica espressione del eh sì, perché vedevo Rubino. Va bene, guarda, Rubino, io ho constatato una cosa. Rubino degli trema sempre la gamba. Tipo adesso. Ok, adesso, sì. Però a volte aumenta. E secondo di quanto va veloce, tu capisci l'indice di gradimento la gamba, tu capisci l'indice di gradimento che ha Rubino verso qualcosa che sta guardando. Anche a trovare l'acqua. Stava sfiorando. Avete mai visto Flash quando si muove talmente veloce che trapassa gli oggetti? C'era quella gambetta che stava entrando in tu col sedile, no? Ora questa ora dicevo era Rubino. Un martello pneumatico. Ti giuro, c'aveva quella gamba che andava alla velocità della luce. Era diventata quasi trasparente per non quanto mi pare, però. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Vabbè. Farina. Io non ho parole, guarda. Si scherza. C'è il portiere di notte. Faccio. Vabbè, c'è Luca, andiamo. Andava, accompagna, a un certo punto si dimena, mi scappa al portiere di notte. Fa. Scusi, lo porto via, porto un camera, si spoglia tutto, si mette da vicino alla finestra, ho fatto già lui, fa, tranquillo, fa tipo così, allarga le braccia, corre, si butta sul letto e casca a metà e dorme così. No, una scena. Tu ricordi tipo dopo? Cioè, ma non aveva mai sentito sta storia, mi sembra strano. C'era... Cosa? Anna fa no, come se non avesse mai sentito sta io storia. Io avrà sentito, cioè solo Rubino avrà raccontato a miardo, cioè solo a Milano l'ho sentito raccontarla 5 volte. Ma perché fa sempre ride? Io gli ho mandato una foto a Simone, sì, ti ricordi? Che ti ho detto, ma che mo che faccio? Perché già ride fermo così. Fa ride, è una situazione avevamo fatto, io ricordo cosa era successo quella sera, avevamo fatto grande festa. Sì, sì, quello sì, mi ricordo. È stata una bella serata. No, ti prego. Cosa c'è sta in casa? Qua stavamo cercando il cibo per Rubino, ovviamente aveva un problema. Eh sì, per me, sì. Rubino no, le spieghiamo perché Rubino doveva prendere non ricordo cosa e quindi non poteva stare con lo stomaco vuoto, ricordo. Io la soluzione. Il farmacista, sì. Si può fare. Qui c'è niente. Niente. Nulla, ma no. Scusa, ma non c'era un bau? Un bar del cazzo. C'era una macchinetta del cazzo. L'abbiamo visto non montato. Sì. Ma dove è la macchinetta? Non lo so. Dall'altra parte.
Ma io se non si può fumare, niente caffè. Mi canti una canzone lì. Insomma ci sarà Giorgio Vanni, lei è felice come grande fan di Dragon Ball. Grande Livio, comunque sei un top dell'energia. Comunque Livio secondo me sì, è sia una bestia da palcoscenico e un grande comico Livio. Vabbè, lui c'ha un altro tipo. Vabbè, di simpatia, omicidio. Sì, sì. No, ho fatto un complimento. Ma che peccato qua, stavi a cascare. Ma ha dato un cazzo. Mi ricordo che io ricordo che ci stavamo a mettere tipo due ore per uscire, cioè, c'era quel quanto io non ricordo, mi stava tipo a cascava lì. Guarda, ma poi ma non me ne ero accorto che c'era Chitano che ci riprendeva. Io me ne sono accorto dopo. Questo santo suolo era meglio Roma. Ammirate la struttura steampunk della stazione centrale di Milano. Dubito hai il Covid, per significare che avevi il Covid. No, ma lei ci ha infilato un Don Vito nel vlog. Ma chi dà? È entrato nell'Universe, ragazzi, come un vero villa in alto 40 metri. Ma che c'aveva in faccia? Ma non l'avevamo notato. Perché adesso è cyborg. Comunque. No. È finita per tutti noi, ragazzi. Non l'avevamo notato a Milano. È morto con il Covid ed è tornato cyborg col esatto. Covid. Tipo sempre. Freezer. Dal futuro. Certo. Galactus. Tipo gli androidi. Galactus col Covid è diventato un video. Ti ricordi sì. Freezer che ritorna tutto montato? Sì, sì. Sì. Marra che ci sviderà perché abbiamo... Marra con il fischietto. Mecha Freezer, sì. In realtà ci dovremmo sbrigare, ora arriverà Marra che ci sgriderà perché abbiamo solo mezz'ora per andare a RDS. C'avevi paura mezz'ora. Che era Marra col fischietto, yeah. Di la verità. Era Marra. È una corsa contro il tempo, Rubino. Tasci vostri, ma volete mettere scale mobili? Ma Rubi... Ah, c'è ragione, cazzo. Una protesta sociale. In realtà no, ci sono nella stazione centrale, ma le sì, hanno ma chiuse dimmi. Molte. Per il Covid. Sì, molte hanno chiuse. E come fa una persona che non riesce a deambulare? Rubi, devi fare scale, Rubi. No, una persona che non riesce a deambulare. Certo, ma ci sarà qualcosa per forse quelle. C'è quella al lato. Rubi, sì, tu potevi essere. Dire, non riesco a deambulare, fatemi usare la gru, quella... quella è ballentissima. Tipo. No, ma più che altro perché prima da venire a Milano, prima di venire a Milano, sono andato dar pulizia a Pieregalo Vostro e mi aveva fatto... Sì. Però mi sono fatto tutte le metro, tutte che scale. Vabbè, sì, ma ci saranno preso... ma l'ascensore per i disabili ci stanno. Ma che si lanciano dalle scale, se no? Ma è tu ovvio, devi no? Cercare quello per i disabili. Di andare quello dei disabili, sì. Ma Simo, porco no, non sto scherzando. Simo, mutami il microfono, ma se no ci stanno l'ascensore per i disabili. No, ma che si lanciano? Funzionano! Ma che si lanciano dalle rampe i disabili? Ma è ovvio che ci saranno ascensori, no? L'ascensore non è solo per le persone disabili, ma anche per le persone che hanno dei bagagli a mano. Certo. O dei bagagli. Incinta. Esatto, incinta. Raga, scusate, ho vissuto un momento di panico, non ho detto niente a nessuno, ho pensato di aver rotto la macchina fotografica. Che come ho fatto? No. Ho cambiato l'impostazione, ho levato, perché non è mia. Ho levato, non andava in play sul viewfinder, andava in play solo qua dentro. Founder. E volevo levare le scrittine, invece ho levato il... quindi ho dovuto... Tutto da qua, però ora tutto... Un bagaglio, grazie Marco. Un bagaglio a Mario. Mascherina. Io già lo sapevo, capito? Aria aperta in realtà, però ok. Cosa? Aria aperta, certo. Scialla. Io sapevo che appena mi inquadravano sì, e stavo con sì. Sotto, no, subito devo andare lì a far vedere. No. Che cazzo è? Insomma ragazzi, siete pronti per questo evento milanese? Cari, a bomba. Stiamo per andare da RDS che faremo un'esibizione cerberesca, direi. E poi però sì, ci abbiamo già lasciati di tutti a lasciarmi le... Mi vantaggio. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Vai. Usiamoli bene. Vai. Non mi sento molto bene. Non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere. Sono a casa in cantine. Gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast di
immaginazione che presto cambia la. Ma chi è questo? Questo è il ragazzo da Dark Souls. No, io l'ho conosciuto tra Davide, che aveva fatto un video parodistico su di noi. Ricordi che ci hai parlato? Che Greta Menti ha fatto chiudere il canale? Ah no, davvero? Questa cosa non la sapevo. Sì, a me mi ha raccontata quando siamo ritornati poi dopo il bar il fatto di Greta Menti. Però ha fatto un errore gravissimo sto ragazzo. Lo so. Gravissimo. Però lui ha detto, ragazzi, vi ho portato le Monster. Sì, esatto. Dai, grazie. Un bustone, le apriamo. Zucchera. Tutte con gli zuccheri. Amico mio. Quelle amico vanno. Mio. È la base proprio. Ah, ecco quale. Ma quelle bianche te le avevi comprate tu allora, Simo? Sì, quelle bianche sì. Perché ancora non eravamo resi conto che c'erano casse di Red Bull. Però la cosa strana è che se sei... Cioè, se ci segui a tal punto da sapere che sta marota dei Monster e ce le porti, forse non l'ha trovata. Forse non lo sa, non le conosce, sa solo che ci piacciono le Monster. No, vabbè, c'è chi ruba Red Bull. Lo ringraziamo perché è stato non me la bevo. Gentile, però. No, vabbè, purtroppo questa è una cosa molto grave. Cioè, è una cosa che può intaccare i rapporti personali. Vabbè, io apprezzo lo Sugar, quindi. La mia sorte c'è, vero? Salve. Pronti per il tampone? Siamo in attesa per il tampone. Tutti e tre. Non tirano chissà dove. Rubino è positivo comunque. No. Rubino è il COVID. Faccio un piccolo spoiler, tanto questo lo vedremo dopo il Oscar. Ho il COVID, ha vinto miglior meme. Oh. Tutto dopo. Fai pandanna con... Guarda. Questo poi chissà cosa diventerà. Stazione proprio piacevolissima. Madonna. Ah, però siete carichi? Carichissimi. C'è una mossa da qualche parte. Ci dobbiamo andare a tamponare. Lui si è tamponato. Ah sì, ma anche solo. Ma siete questa parte. No, siete entrati. Vediamo una reazione. Voi siete già entrati, vedo. Tu da. Qua tu di che ti occupi? Questa parte. Gianpiero, no, bellissimo. Era una domanda innocente. No, Gianpiero, no. Primo giorno di scuola. Tutti che ti occupi, è bellissimo. Ah, camera operativa. Camera. Sì. Stavolta però si molti di più. Che è il fonico? Il fonico è di là, è in quella... C'è cioè, senza di stare subito sulla sinistra. Io subito cercavo il fonico perché è l'unica area di mia competenza, insomma. Chiama Vincenzo Davi? Non lo so. Ok. Non con lui. Sempre farsi amici il fonico. Hai ragione. Non è zero, però pronto. No. Rubino usa sussi. Bellissimo. Va analizzato sta cosa. Aspetta, Rubino. No, rimettilo un attimo, ti prego. Sì. Barbara, ma a biocco. No, rimettilo. Sai che cos'è? Quello è il verso che fanno i Pokémon quando entrano. Anche, che anche, tipo, vabbè. Che ne so, Gyarados. E Rubino fa. Sì. Barbara Marrocco usa son. Subito accompagnato. Bellissimo. Barbara, ti vogliamo bene. Grande chitarra. Bellissimo. Grande sì, ma ormai è una grande amica, Barbara. Giovane, diciamo. No, Ludovica mi cecchina. Stavamo dicendo che si stava appartando. No, l'accompagnavo al tampone. Io sono una persona. Ho pure detto porta per cuscino, famo la gag. No, ma sta più bene. Questa cosa non si sta triggerando. Sì. Oddio. Ma i meme vanno cavalcati. Subito accompagnato Cicerone, diciamo. No, Ludovica mi cecchina. Stavamo dicendo che si stava appartando. No, l'accompagnavo al tampone. Io sono una persona gentile. Sono una gentile. Che ha detto che voleva tamponarla. È che è sopra il gentile. Gentile è il contrario. È tipo de pensante, capito? No? Vabbè, allora de pensante, de gentile. De facto pure. De facto. Allora sto adesso, vabbè. Un po' capona. Maleducato. DJ amici e poi si rubano i Red Bull, mortacci. Rubì? Ma mi ha scordato. Hai capito, Rubì? No.
Visto che te lo sei segnato. Sì, ma io dico, me vado più alla mia Red Bull. Hai perfettamente ragione, però. La metto in free. La cosa, allora, che sta per accadere. Io vedo Simone Santoro. Dico, Simone, caro, dove hai preso la Red Bull? In frigo. Vado in frigo, non c'è. La faccio, David, senti, ti ho detto, ma era l'ultima. Era l'ultima, sì, sì. In realtà c'era un pacco enorme di Red Bull non in frigo. Di più. Casse, tipo, che arrivava alte così, tutte casse, sì, di Red Bull. Poi di tutti i gusti diversi, tra cui quelle zero. Esatto. Io vado da David, gli dico, David, senti che c'è, sta una Red Bull? Sì, ma sta fuori, è calda. Prendo sta Red Bull e dico, non ti preoccupare, la metto in frigo. Nella mia mente, però, conoscendo Gianluca, ho detto, Gianluca ancora non è arrivato, voi vedete che è talmente stronzo che me la pia. No, ma non succederà mai. Sicuro. Perfetto, andiamo avanti. Bene, tu ti devi prevenire quando succedono queste cose. Tutto chiaro per questo. E c'è un Gianluca. Sì, ma l'ho proprio appizzata, cioè Mario mi ha presa, cioè io non lo so. E poi non è Gianluca, sono certo. Ma mi hanno preso pure i tramezzini, che voglio, non voglio sapere chi mi ha presi, ma vabbè. No, i tramezzini no. No, io penso avrò mangiato come un piccione durante i Boscar. Proprio come un... Mica come Dudubi che vuole tamponare Delfina, Barbara, no! Marro. Oh, no. Anche Linda, forse. Linda. Chi? Ah, vabbè, non esageriamo. Ma anche fosse, dove sarebbe il problema? Direi. No, la risposta di Rubino, prego. Eh? Non c'è nessun problema, ma io, essendo fidanzato, cioè, quello è il problema. Quello è il vero problema. No, ma che è accompagnata un po'. Dove l'ha rimediata? Ma anche lei è impegnata, Simone. Gli ha data una pure a David, solo che era calda. Allora, mo. Sono finite quelle fredde. Sti cazzo. Metti in frigo. Vabbè, la metti, no, perché no, poi quello che ho detto io, no, c'è quella di David che era calda e sono finite quelle fredde, esatto. Ergo c'è solo quella di David, esatto. No, so, mi sembra, infatti, cioè, dice sti cazzi, mi bevo quella calda, in teoria. No, dico, vabbè, così, io la metti in frigo, io ho detto. Io ho pensato sti cazzi nel senso di mogliapio. Stai aggravando la tua situazione, Gianluca. Una volta è stato bellissimo perché la bevissi per la parte aveva 4-5 anni, vada mia madre, ma signora non riesco a capire, suo figlio quando c'è la sigla, parte la sigla di Dragon Ball, dice mio papà, non riesco a capire, io non è che andavo in giro a dire, guardate, sì. Allora, pensa che suo padre sia Goku. A few minutes later. Ragazzi, ma come l'hai presa? Mi dovete scusare per presa tutte le volte che incontro. Da Gianluca vaffanculo, mia. Andiamo avanti. Oh, mamma, ha preso molto da frigo, è piena. Ma sì, mamma mia quella, ma la sono messa io. L'ho chiesto a Mario, che ne so. Vale, DJ Osso. No, sei uno stronzo, sei un pezzo di merda. Io non mi sono spostato da là, Io non mi sono spostato, è passato là Mario, ho fatto, Mario, gentilmente, ce l'hai una Red Bull per me? Bellissimo. E mi ha portato sta, ma lo sapevi che erano finite quelle fresche, stronzo. Ma io te stavo, sì, pensando, vabbè, ma che ne so, cioè, non, diciamo, non mi sono interrogato così tanto sulla cosa, quella là sta da una colpa effettivamente. Ma che cazzo, povero Ivan, povero Ivan, c'entra nulla, c'entrava niente, tutto stunato, ma che è successo, ma che cazzo vuoi te, Ivan, proprio la faccia che ignara di tutto, sì, ma che è successo, ma ha guardato a me sbalordito, infatti, eccolo, vedi ma guardate a me sbalordito, guarda che Ivan faccia, ha sentito, sì, che urlavano, si è avvicinato e è stato attaccato senza alcun motivo. Rubino che gli ha detto, cioè, qua Ivan c'ha la morte negli occhi, tipo, sono finiti i Boscar, è successo qualcosa di incredibile, la cazzata assoluta, Ivan però preoccupatissimo. Mario, dove sta Mario? Dove sta Mario? Porco Dio, io lo sapevo. Dai, Gianlu, vaffanculo, va. Ritorno indietro. La mostra di sconfitto senza Red Bull. Io a ti proverò, capito? Che io poi ho pensato, vabbè, mo gliela do, no? Ho dato solamente un sorso, ma c'è il Covid, Rubino, non ho potuto. E Rubino rubato altra che li sto cuendo. Però porco Dio, la mia, oh, ma non è per far così, immagine sembra, sai cosa? Sembrano gli allora, sembra la scena di 2001 di Sera nello spazio quando vedono il monolite che stanno così. Guarda, è bellissimo. Posso confidare una cosa? Mo che so, mo che sono passati giorni. Deve posso confidare sta cosa? Mo che sono passati giorni. Mi ha contattato il Kodakons, sai? Ah, greve. Casino.
ha contattato il Codacons. Codacon. Vabbè. Simone Casta, mia ma che te ricomprare al bar? Ma per bare? La mia madre ha dato il cazzo, mi sta in frigo. Che ne so, ragazzi? Mi serve la caffeina. Mi serve la caffeina. Una pure a David, solo che la cavola. Allora mo sono finite quelle fredde. Sti cazzo. Metti in frigo. E lui si è messa in frigo. E lui si è messa in frigo. In frigo. Proprio la, proprio il captare l'informazione che c'è una Red Bull in frigo di Rubino. Messaggio recepito. Ho capito. Non si saprà mai la verità. Un prank a Rubino. Gli arriveranno questi messaggi, si impanicherà. Rubino no! No, Rubino no! Diretto montale, tutta cose. Grazie Marco, figo. Grande Marco. E non vediamo l'ora di vedere il troll a Rubino. Ma che poi io ci sono cascato. No, io ti ho detto, ci sono cascato. Con tutte le scarpe. Perché no, grazie, perché se mo diceva Simone già ci credevo. Poi ne parleremo a tempo Ok, debito. Ok, allora quando succederà. Ne parleremo a tempo debito. Ne parleremo dopo. Diciamo abbiamo tanto tempo per parlare. Redditata? Diciamo che la ciccia sta tutta dopo, infatti, perché cioè, è assurdo perché questo già c'era tanta roba, ma... Te sei in testa di cazzo. Non sei sentito perché l'ha detto fuori dal mic. Cioè, come tu faccio a non dirla, capito? Basta! Cioè, quando la dimagrirò, ciccia. Quando dimagrirò, cosa dirai? Inventati qualcosa. Io ti giuro, mi faccio operare! Oddio mio! Ma com'è possibile? Io me lo immagino, Rubino stavi meglio grasso. Sì, mi immagino sicuro, tipo Simone, sicuro. Rubino stavi Venta meglio grasso. Non ci servi più la sdrubalì. Il tuo potenziale è svanito. Sarà sempre come all'aeroporto, però al contrario. Sarà sempre body shaming, ma sul fatto che sei troppo magro. Sì. Ci sono nuove storie. Due cose. No. Okay, stanno due cose in chat. Reddit e nuove storie Faina. Concludiamo. Vediamo questa Faina, live finendo le storie del Faina. Nuovi aggiornamenti. Ti sarà paraculato? Cosa avrà detto? Avrà depensato? Vediamolo tutti insieme. Ci stanno storie nuove. Ci stanno. Ci sono, vediamo, ci sono. Sì, è illuminato. Illuminare. Okay. Sto cliccando, non succede niente. Instagram da browser è un casino. Ma che... Dire che io sono un individuo... No. Se qualcuno è arrivato a dire che io sono un individuo pericoloso, siamo noi, sì. Solo per il semplice anche noi. No, io ho detto dannoso. Ma io ho non detto pericoloso. Però detto attenzione, io ho detto che potrebbe apportare dei danni a far passare questi messaggi che sono completamente certo. Sbagliati. Pericoloso è pericoloso. È il suo messaggio, non lui. Che io ho detto che se un ragazzo fischia e gli dice a Bella a una ragazza per strada sono un uomo pericoloso. Sei un uomo molesto, sei un uomo retrogrado, sei un uomo maleducato e cafone. Pericoloso se non fai niente, no. Diciamo pericoloso al momento che c'è in canale. Dicono che anche Zorzi, dicono che anche Zorzi gli ha risposto, mo vediamo. A pericoloso. Manco pericoloso facessi troppo, parte di che cazzo ne so. Del cartello, cioè, se lui fa pubblicità al catcalling come proprio una cosa buona che tu ogni uomo dovrebbe fare, a quel punto diventi pericoloso. Cioè, se tu non capisci che diventa pericoloso quando c'è 2 milioni di follower, fai proprio una propaganda a favore del catcalling. Sicuramente pericoloso
il messaggio, no? Sì, sì, esatto. Perché sennò poi si attacca al fatto che io non sono una persona pericolosa. Vabbè, tu no, sei più buono è del il mondo. Messaggio. Vabbè, che è sbagliato. Le parole possono essere pericolose. Certo. Certo, però si vuole attaccare, mi stanno attaccando, sì. Mio Dio. Cartello de Pablo Escobar. Che vuol dire? Non so se ride o se piagne. Mi sa vada a vivere in Nuova Zelanda. Ma che c'è così? Signore Danelli. Mi sa che lì non si offende nessuno. Mamma mia, ragazzi. Vai a fischiare alle neozelandesi, vediamo che... Ti tirano una ciò pattata e sdrumano. 2,20 metri tutte. Oddio, che è? Vabbè, direi fuoco, vai. Cioè, ci sono quelli politicamente corretti. Vabbè, classica, ovviamente no. Classica tecnica, mettere no. I tre messaggi di De Pensanti, che ovviamente sono più cretini di lui, ovviamente. Avete capito, ragazzi? Vabbè, io non posso dire quello che ho... Io posso dire la verità, sì, che sì. Vengo attaccato e mi nascerò di morte. Cioè, sono il Faina, sono Gesù reincarnato. Vabbè, palle, sta tecnica è un po' rotto il cazzo, comunque. Detto, invece loro, politicamente corretti... Possono dirmi che mi danno fuoco, che ma mi devono niente, bro. Ma hai detto che questi siano politicamente corretti. Fai vedere, fai vedere qualche argomentazione, magari, che ti è stata rivolta contro invece di minacce di morte senza senso alcuno. Rinchiudere altre persone che mi augurano di tutto e di più. Non sto qui a mettervi la sfilza di epiteti che mi hanno fatto, capito? Denunciali. Io non posso dire quello che ho detto, mentre loro possono fare tutto questo. No, anche loro This sbagliano. Is Italia! This is Italia, grande, lui osserva. This is Italia, giù le mani dai giovani! Serve il nostro paese. Denunciali, loro hanno sbagliato Zordi. Più di te. Zordi, no, Zordi, no. Cosa? No, sono curioso, mo ne senti che dici. Che è questo? No, che beh, no, no, sono 23 ore fa non credo. Okay. Dobbiamo vedere il margine, 2 ore fa, eccolo. No, no, questo non c'entra nulla. No, non è niente. È qua. Ma diamo la linea Erfaina il suo punto di vista sul catcalling. Con catcalling, sì, vabbè, lo sappiamo. Sì. Fischi, lo sappiamo cos'è. Le fa rivedere, sì. Va bene. Ma l'abbiamo visto. A questo punto, dopo aver pseudo chiarito su una tematica riguardo la comunità LGBT con Erfaina, mi torna con questa cosa qui e diventa compassione, nel senso che mi fa pena e mi dispiace il fatto che io non riesca a elaborare un ragionamento. Non gliela fa, sono d'accordo che ridi, Marco. No, ma no sono... come lo dice, proprio tranquillo, grande, capito? È il modo in cui lo dice. Male. Che abbia un senso, una donna non può essere, come dire, ridotta a un paio... LGBT, no. No, lui ha detto una vecchia polemica. Sì, 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 sì. E aveva avuto col Faina, a quanto pare chiarita, sulle tematiche LGBT. Tranquilli, ragazzi. Di gambe, e questo può legittimare un uomo a fischiarle. Può? E mi ha scritto adesso. Subito. Facciamo entrare Erfaina. Ti passo il link dell'invito al nostro server Discord. O Whereby. Whereby forse. Whereby. Tanto vediamo un attimo sto zero. Vabbè, passaglielo te allora. Ma ha scritto mezz'ora fa. Ma aveva scritto pure a me. Non me ne sono accorto. Ma aveva scritto alle. Tu ce l'hai il Whereby? Ma aveva scritto alle 3:20, cazzo. Ce l'hai tu il link Whereby? Mi sa che te l'avevo mandato. Te lo rimando, aspetta. Dovrei averci. Sì, sì, sì. Ce l'hai? Qual è, lo vede, vabbè, noi intanto andiamo avanti. Andiamo avanti. Vai. Le per strada, voglio dire, c'è stata l'evoluzione della specie, non siamo più delle bestie. Mi rendo conto che parlare di evoluzione per quanto riguarda Erfaina è un po' un'iperbole. Però quello che mi dispiace non è tanto il fatto che lui sia più che ignorante e stupido. È il fatto che lui sia seguito che lo rende pericoloso. Cioè, è questo un po'. Ah, lasciava con Zordi. Mi auguro che prima. Poi la gente possa capire che sono soggetti veramente pericolosi. E uso proprio la parola pericoloso perché non c'è una parola migliore. Sì. Sono proprio pericolosi. Mi scrive Lazzaro, mi dice che in ufficio è arrivato un pacco enorme, 2,5 metri per 1,5 metri. Un sacco di quattro gigantesco. Dasimo. Io sono felice. Dai, Simo, io te conosco troppo bene, Simo. Vabbè, ma sarei felice pure io se mi arriva un pacco alto 2,5 metri. Se presume che è una cosa bella. Essere umano, magari. Poi magari il corriere c'ha cazzo così. Dai, me lo butta. Il pacco, dico. Ce l'ho butta perché è un maleducato. Dai. Ma l'hai mandato? Sì, sì, sì. Nel frattempo Reddit, mentre aspettiamo... Ma finiamo le storie del... Ma non credo stia parlando. No, mi sa che è finito. Il pacco però è interessante. Vai. E dico, no, beh, aprilo perché sono curioso. Siete curiosi? Cosa c'è dentro? Un cazzo così. No, scherzo. Ah, Simo! Sto scherzando. Ah, bello. Molto bello. Ma è Keanu Reeves?
No, è Erfio d'Oppini, me sa. Il? Figlio di Oppini. Ghetta, me sa. Ah. Ok. Redditata? Ma c'è sta Erfaina? Non lo so, guarda un po' su Whereby. Devo andare su Whereby, allora aspettate. Potremmo avere Erfaina in collegamento. Potremmo averlo in collegamento e manco lo sappiamo. Ma è una cosa io ho mandato Whereby, sì, ma da mo', Ma lo so, usa sì, sì, Ivan. No, ma quale delle no, ma link lungo, link qual corto? È il link? Primo. Attiva giù le mani dai giovani. Eccoci. Allora, bello, ragazzi, scusate, ma volevo avere un po' di preambolo, che mi ero sentito con Flame e volevo essere ospite in una certa maniera, ma poi mi hanno mandato tutti la vostra diretta, quindi mi sono dovuto fermare con la moto e sono dovuto intervenire. Vai. Abbiamo visto le tue storie. Vabbè, hai visto quello che abbiamo detto? No, non tutto, perché ero in moto, quindi sentivo e non sentivo la via. Sì, okay. la linea andava via, però un po' ho sentito. Vabbè, devo dire che ci siete andati pure leggeri, perché insomma mi aspettavo da voi altro, insomma. Però no, allora, quello che volevo dire io, poi magari io sulle storie a volte magari non riesco a farmi capire sempre bene. Ovviamente mischio un po' di mio pensiero, un po' di provocazione e un po' di comicità. Ovviamente la comicità è quando fischio e dica fantastica, perché ho visto che avete riso pure voi, quindi sì, evidentemente un minimo di comicità c'era. Però il discorso base che io faccio è, ragazzi, io non è che devo dire che se può fare tutto per strada e che non ci siamo evoluti, o che so, un cavernicolo, come dice qualcun altro. Il mio era semplicemente un messaggio volto, insomma, alle persone normali che non si devono sentire in imbarazzo e che non possono più fare niente, perché secondo me, poi ripeto, è capace anche che sbaglio, che erro, però secondo me se un ragazzetto dei 18 anni sta in moto, vede una bella ragazza dell'età sua e gli fischia, io personalmente, ragazzi, non ci vedo nulla di male se gli fischia e se gli dice «ah, bella», o se gli dice scusate dove sei, già t'ho visto da qualche parte, lasciami il numero del telefono. Io personalmente non ci vedo nulla di male. Poi se qualcun altro ci vede qualcosa di male è un'opinione sua e io la rispetto. Ma non per questo io dovessi essere etichettato come cavernicolo, uno che capisce un cazzo. O cioè, guarda, credo poi, ma non lo so. Il catcalling, no? Cosiddetto catcalling, è in realtà una pratica abbastanza barbara, cioè... Si fischia come se si stesse fischiando ad un animale, fondamentalmente rompendo i coglioni ad una ragazza. Tra l'altro, io ti voglio fare una domanda: ma nella storia dell'uomo, questa è una domanda seria, secondo te ha mai funzionato questo approccio? Boh, quando ero ragazzino io ho preso più tanti vatti a fare una camminata. Ce sarà un po' io, però. Ma è chiaro, ragazzi, ma io non sto dicendo che funziona. Cioè, io non è che ho detto fatela perché funziona, ovviamente. Cioè, quando lo facevo io da ragazzino che c'avevo lo scarabeo, ah, bella, ando vai stasera, cerca un affanculo. Ma se anche nella tua vita hai osservato che la maggior parte delle risposte sono negative, esatto, quindi hanno suscitato un'emozione comunque negativa, perché continuare a farlo e perché pubblicizzarlo? No, aspetta, però io non ho detto, ragazzi, però io non ho detto di farlo o semplicemente di giustificarlo. Io ho semplicemente detto che ci sarà pure qualcuno che continua a farlo tra ragazzi, ma perché l'ho visto io con i miei occhi. Ma se non succede dal vivo, oggi tante cose che si facevano quando ero ragazzino io se fanno tante volte sui social, no? E io vedo tante... un ragazzo che lo fa, lo rimproverei. Però io non so se ci avete... Se c'avete Clubhouse, ci stanno tante room dove si fanno un sacco di ammazza questa quanto è buona, e sono entrate certe ragazze che gli hanno detto vedi pure te se è buono, e quindi presumono è il fischio per strada. Però sai che là è già un gioco dove tu comunque entri, invece quando uno magari sta per strada là vai ad invadere una sfera che è fastidiosa. Ma infatti il catcalling nasce proprio, io penso che la cosa massima di catcalling è proprio il fischio, lo stavamo a dire pure prima, come t'accennavo pure Davide, perché è una cosa che risulta spiacevole. Quindi non è, io mo abbiamo sentito pure quello che ha detto Zorzi, che ti ha detto che sei pericoloso, quello è grosso modo troppo, io ragazzi, mo per quanto ragazzi, non posso essere d'accordo sulla pericolosità della persona, posso dire che è pericoloso comunque di far passare questo messaggio, perché comunque si va ad aumentare una cosa dannosa
per la quale la maggior parte delle ragazze stanno in difficoltà quando girano per strada. Fondamentalmente è una molestia, nel senso che quindi vai ad invadere, ok, la sfera di un'altra persona, rompendo i coglioni, mettendola spesso in imbarazzo in situazioni anche di potenziale pericolo percepito. Anche perché proprio l'esempio che hai fatto del fischio è anche una cosa abbastanza rumorosa. Ma è l'emblema del catcalling il fischio, è che comunque fa concentrare l'attenzione magari indesiderata su un'altra persona. Esatto. No? Non è un approccio. Ok, posso... voglio dire, il discorso del complimento poi regge poco, perché non è mai percepito come complimento. Poi che tu mi dica, ma su Clubhouse molti rispondono così, a parte che, come ha detto giustamente Gianluca, lì un po' entrambe le parti decidono di entrare in quel luogo. Soprattutto anche alcuni comportamenti su internet non sono giustificati, perché una fa lo stesso, perché altrimenti è come Taylor Mega che dice ma a me quando mi fischiano per strada sono contenta, ma non è una cosa che fa diciamo statistica, cioè di base lo sappiamo, molte donne nel tempo si sono lamentate di questa cosa, alcune sentono anche la pericolosità magari di girare per strada per cose anche più gravi, però anche per molestie di questo tipo si sentono in imbarazzo. Cioè, che senso ha dire, ma un fischio che male fa? No, però io al centro estetico della mia ragazza, io prima c'erano un po' di ragazze e ho chiesto questa cosa qua. E loro, una delle ragazze mi ha detto, beh, ti dico la verità, a me mi è successo un po' di settimane fa che un bel ragazzo mi si è affiancato, mi ha detto, massa quanto sei carina. E ti dico la verità, ci sono rimasta contenta. Cioè, quindi ci saranno pure dei casi in cui non è sempre che. Ma quello è un approccio, però, capito? Ma secondo esatto. me il ragazzo okay. non gli ha fatto. Oh, quello magari è un approccio nuovo, no? Chiaro, perché l'approccio carino chiaro. Non è catcalling. Cioè, il catcalling è una cosa, per come la vedo io, poi è una mia visione, non è che l'ho letto da qualche parte. È una cosa che ti entra. È tipo lo spavento. È tipo se uno all'improvviso ti arriva da dietro e ti fa. Cioè, hai capito? Però non so se poi mi è mai successo. A me mi succede praticamente tutti i giorni a Roma. Che passa? Ah, faina! Capite? Cazzo, magari sono vicino. Però a me personalmente, ve lo giuro, ragazzi, a me non dà fastidio. Cioè, ve lo garantisco. Poi se c'è sta qualcuno che mi insulta, che mi dice, oh, faina, vattene a fanculo. Magari io dico pure io vattene a fanculo. Però, cioè, rimane. A me non dà fastidio se qualcuno mi si ferma. Mi dice, oh, fai sei grande, gente, passa il camion da monessa. Ma non c'è un sottotesto sessuale comunque a quello no, che no, 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 assolutamente no. Però rispondevo a chi diceva prima, chi te viene da dietro e te, sì, te fa piano beh, spavento, oddio, no? Cioè, anche noi abbiamo subito delle cose un po' spiacevoli che magari ti possono mettere in imbarazzo comunque, anche se siamo personaggi pubblici. Poi, che soggettivamente a me, a c'è te, questo. Queste cose non diano fastidio, vuol dire poco. A parte perché appunto non c'è la componente sessuale, in alcuni casi non c'è anche la componente del pericolo, ti dico, Ok, cioè io la vedo più come una gorillata, cioè che tu stai là e devi far presente a tutti, soprattutto quando sei in compagnia di amici, far presente a tutti che sei il maschio in quel momento, stai, capito, dominando la donna. Ma è una sorta di condizione di inferiorità che rivolge la donna. Ma su questo concordo, Marra, cioè nel senso io con questo convengo in pieno in te. Il mio era più un discorso ironico, cioè nel senso io personalmente se un ragazzo dei 18 anni e fischia una ragazza dei 18 anni e dice a bella, io personalmente non ci trovo nulla di male, cioè secondo me non è che sta a commettere un atto che dici io questo gli diamo più alla testa e mettere la dentro al secchio. Ma questi sono iperboli, no. Ovviamente. Personalmente. Poi ripeto, ragazzi, ognuno c'ha il suo pensiero, però sì. Addirittura essere etichettato come uomo pericoloso, sto in trend su Twitter definito che qualcuno mi vuole da fuoco, che qualcuno mi deve è il messaggio pericoloso, ma non la persona. Ovviamente sono atteggiamenti ancora più sbagliati, la solita roba. Sì. Poi... No, Rubi, qualcuno ha detto, non faccio il nome, qualcuno ha detto che sono un uomo pericoloso, non il messaggio che do. Ha detto che sono un uomo pericoloso. Vabbè, secondo me questo è abbastanza più grave. Anche per le parole che dice, non è quello il punto. Ma perché ormai il consenso generale, dire anche per fortuna, verte più sullo scoraggiare il catcalling. È ovvio che se arrivano delle storie come le due, ironiche, con Verdone, quello che vuoi. Dai ragazzi, su, io potevo capire ragazzi. Qualcuno. Sì, però potevo capire, poi ripeto, magari, ecco, io a volte non entro dentro la testa di tutti, ma insomma sarei un fenomeno se lo facessi. Però dico, cazzo, ho messo pure Verdone. Ma coglila un minimo di ironia. Però dopo, no? Quando cioè, hai spiegato, ma perché hai messo Verdone? Ho messo Verdone proprio per far capire che nelle mie storie c'era un po' di ironia. Sicuramente era la comicità fatta in persona. E poi con Verdone volevo dimostrare che cos'era secondo me il vero catcalling. Cioè, anche se cioè tu che cosa ci vedi in quella scena?
io ci vedo di tutto e di più. Io è secondo me è proprio un accollo quello, cioè secondo me è proprio quella, è una molestia proprio verbale, sessuale. Certo. Vabbè, invece quello è proprio ciò che non si deve fare, perché là... Ma l'ho scritto apposta, ragazzi, il vero catcalling. Cioè, non è che però, ho detto grande Verdone, cioè grande nel film perché mi fa ammazzate le risate, però scusa. È il vero catcalling, è quello secondo me. Ho cercando di capire quello che vuoi. Allora, quindi secondo te il catcalling è quando la molestia, quindi che può essere magari il fischio oppure il complimento, persiste e quindi diventa super invasivo. Se invece uno fa un fischio e se ne va, per te non è un problema. Ripeto, ragazzi, magari sbaglierò anch'io. No, te lo voglio chiedere, ma appunto per capire. Te l'ho detto prima, cioè secondo me, se adesso passa il ragazzetto con la macchina, qua stiamo al centro della mia ragazza e ci stanno 10 ragazze a farsi ciglia e mani, passa una e fa una bella e gli fischia, ma io mi viene pure da ride, capisci? Che non è che mi metto a piallare a parole. Se qualcuno si ferma con la macchina e io mi scia a fare, oh, vedi che bel sito, te ci hanno mai cliccato. E lì dico, cerca a fare una camminata, vatta a fare una passeggiata sull'Appia. Ah, quando è troppo, lui dice Damiano. Non è troppo, cioè, secondo me, volevo capire il suo punto. Secondo me c'è un limite, ragazzi, come in tutte le cose. Vabbè, cioè, se arriva il fischelletto sbarbato, gli fa un complimento, gli fa a bella. Secondo me fischio più magnifica, bella, meravigliosa, già è oltre il limite. E quello che voglio dirti, anche nelle storie successive, quando sei uscito dal personaggio Faina e hai parlato come Damiano, hai continuato sulla stessa linea, cioè hai detto no, ma non intendevo dire che, volevo dire che un vecchio non lo può fare con una ragazzina, il ragazzetto e ti lo può fare, perché mi sembrava coerente in realtà con il tuo pezzo comico. No, non nel è senso che, hai che smentito... io sono stato interpretato male da alcuni nelle storie, che pensavo, giustamente mi hanno scritto due ragazze di 16-17 anni, mi hanno detto, fai, guarda, a me mi è successo con uno dei 60 anni, te dico la verità, mi sono messo paura. E quindi è stato, io pensavo fosse sottinteso che parlavo tra ragazzi, però evidentemente non l'hanno capito, quindi ho rispiegato il fatto che se viene commesso lo stesso gesto, il a bella o a fantastica, da uno dei 60 anni con una dei 18 anni, secondo me si viene una scarpata. Però io nel ragazzetto dei 18 anni, 20 anni, ma secondo me non c'è la malizia del catcalling, marra. Cioè io quello te sto... Ma non c'è differenza però nell'atto, cioè la differenza è solo nel viscidume magari che si può provare verso una persona anziana, però il gesto alla fine è quello, come si diceva anche precedentemente, tu comunque che ti rivolgi a quel pubblico dei ragazzi, invece che scoraggiare quelli che potenzialmente ancora possono cambiare questa mentalità, dice vabbè, per loro è tollerato, per i vecchi no. Quando i vecchi, ovviamente lo sappiamo, se hanno quella mentalità non la cambiano. Quando in realtà dovrebbe essere anche magari il contrario, che è molto più facile cambiare il pensiero di uno più piccolo piuttosto di uno dei 60 anni. Cioè uno si arriva, oddio. Scusate. Cioè nel senso uno si arriva a 60 anni che ancora fa ste cose, se lo portano a bara. Invece magari uno dei 18 anni che potrebbe capire. Diciamo che poi io sono l'ultimo che potrebbe mandare sti messaggi, per carità di Dio. Però confido sempre nel poter far capire cosa va bene e cosa non va bene, almeno quando si sta per strada. Poi sul web lasciamo perdere, là è ovvio che trovi tutto e di più. Però dal vivo, secondo me, diventa preoccupante quando passa un messaggio così. Quindi posso essere d'accordo con Zorzi, ti dico la verità, ma per l'intento per che tu involontariamente porti, capito? Non per la tua persona. Però mi è sembrato un attacco all'uomo, cioè nel senso, io ho visto che mi ha definito proprio un uomo pericoloso e non per i messaggi, parlo proprio in generale, cioè, mi ha definito un uomo pericoloso. Pericoloso per quello, no? Se stava a parlare di quello, penso che intendesse che ci riconoscete. Mi sembra che la pericolosità vera e propria, poi ripeto, io magari sono cresciuto in un altro modo, io la ritengo altra la pericolosità per me. Poi magari per lui vabbè, Damiano, però, cioè, un se influencer può essere pericoloso se dice delle cose di questo tipo. Ma metti che uno dei tuoi ragazzetti fa una cosa del genere e molesta una, cioè comunque un minimo di responsabilità dovresti prendertela, no? Però se molesta è un conto, se gli ma non è mai la cosa solo lì, c'è cioè il fischio e poi finisce là, perché cioè, si evolverà la cosa, magari quella fa vattene a fanculo e vabbè, ma ti ho fatto solo un complimento, ma dimmi grazie, ma ha detto Erfaina, cioè no, è grave, vabbè, sta no, cosa. Certo, l'hai chiaro, sono d'accordo. No, sono d'accordo, però io penso sempre che ci sia un minimo di intelligenza nelle persone, io ritengo
io ritengo quelli più piccoli da adesso, i sedicenni, i diciassettenni, i diciottenni, una frase che voi mandate tanto, i giovani sono tutti intelligenti, però tutti intelligenti nel senso che secondo me sono molto più intelligenti i ragazzi di oggi a 16-17 anni di quanto lo eravamo noi a 16-17 anni. Magari per hanno me, a disposizione più strumenti. Sì. Sicuramente, più informazioni, sicuramente. Ma noi eravamo davvero deficienti a 17 anni, ragazzi. Cioè, più che altro, sai, non, qualcuno non ha... potrebbe dire: Faina, per te non è cambiato nulla. Lo posso comprendere, però facendo il paragone con oggi, io che li frequento, io che li vivo, ti dico che per me sono molto più intelligenti nei discorsi che fanno. Io penso che abbiano a disposizione più informazioni grazie al web, quindi anche su tematiche di un certo tipo, come questa, tra l'altro, si possano informare ed è. Proprio questo è il motivo per il quale magari alcune persone, noi compresi... Scusate un secondo. Vai, vai, vai. Vieni. Ciao piccolo, come stai? Bene. Tutto a posto? Sì. Se mi aspettate 5 minuti mi faccio... Ok, grazie. Ciao. Scusate. No, questo, quindi... ho perso il filo. Sì, hanno a disposizione molte informazioni... Quindi magari anche hanno a disposizione il profilo del Faina o di altre persone che dicono determinate cose. Queste cose ovviamente alcune volte possono portare dei discorsi sbagliati, se portare a dei pensieri sbagliati, questo intendo. No, ma io ripeto, su questo mi trovi completamente d'accordo. Io penso sempre che proprio su questa forma mentis che ti ho detto, che i ragazzi di oggi secondo me sono intelligenti, quindi... a volte magari faccio l'errore di non dirle tutte le cose, su uh-huh. quello posso essere d'accordo con te, uh-huh. Però sul resto, ragazzi, secondo me è fuori ombra di dubbio che i ragazzi di oggi, anche avendo a disposizione molti più strumenti, siano molto più preparati su certi tipi di argomenti. Sì, per fortuna sì, ma infatti sono cambiate molte cose a livello sociale, anche per esempio se pensi alla discriminazione, comunque... Non lo so, io penso quando eri ragazzo tu, magari i gay erano visti in maniera completamente diversa. Ma guarda, io ho cambiato la mia opinione sulla comunità LGBT anche nel corso degli ultimi anni, Cioè non per forza quando ero piccolo. Quando ero piccolo magari noi ci succedeva che magari spesso e volentieri, a parte che non facevano tanto outing come fanno adesso, certo. Magari se le tenevano un po' più per loro. Certo. A oggi ti dico che per me non c'è nessun tipo di problema. Cioè addirittura... ho preso delle difese loro in alcuni casi, ovviamente come è successo l'altra volta per l'attacco che hanno fatto a quel ragazzo lì in metro a Valle Aurelia, eccetera, eccetera. Ma l'ho cambiata io l'opinione nel corso degli ultimi 4-5 anni, quindi perché non farlo? Alla fine solo chi è stupido non cambia idea, no? Certo. Credo, su certe cose. Quindi ti dico che hai completamente ragione. Ecco, magari un passo di maturazione mia dovrebbe a volte... pensare un po' di più sulle cose, perché poi ragazzi se vai a scatenare Putifeglio come ho scatenato oggi, dico vabbè ammazza, io ho detto mezza cosa, ho fatto pure la comicità, ci ho messo di mezzo, allora devo dare ragione a Piamedeo quando sono gli amici l'altro giorno, l'altro sabato, che hanno detto che non si può più di un cazzo dentro sto paese, è perché ragazzi devo pensare anche quello, perché se dici una frase ma pensa pure Rubino, se dici una frase contro uno no penso lì, io penso ci troviamo in un periodo storico di rompicoglioni. Non si può più di un cazzo. Per me è così. No, mondo di merda no. Però no. Ragazzi, veramente, cioè, se fai una battuta contro i juventini, se incassano i juventini. Lo sai se qual è fai fatto, una battuta... Damia, che non è, cioè, secondo me, ripeto, non è passata come una battuta, anche perché nel momento in cui tu stavi nelle vesti di Damiano e non del Faina, bene o male sei rimasto sulla stessa linea. Cioè, se adesso Simone fa una battuta sui gay, ride. E se vede che è un personaggio, ok, è un conto, cioè, anche perché ha a disposizione, le persone hanno a disposizione tanto altro materiale dove lui dice veramente cosa pensa su certe tematiche, no? Sì, tratti un tema, catcalling, ok? Fai una battuta, quello che vuoi, poi continui senza linea comica sulla stessa lunghezza d'onda, poi sono d'accordo con te, le reazioni sono esagerate. Quello è ovvio, ma l'abbiamo parlato spesso, si creano le shitstorm, si creano le minacce, questo è un problema, però, ripeto, anche la retorica del non siamo più di incazzo mi dispiace perché poi viene utilizzata anche contro cose legittime, cioè magari quando lo diciamo noi ci dicono voi vi attaccate così come i razzisti che vogliono insultare, cioè non mi piace quando viene abusata
questa espressione. Più che altro, però, vedi Marra, io adesso non voglio far nomi, non me ne frega un cazzo, però certi personaggi influencer, anche molto molto famosi, a volte bullizzano nel vero senso della parola. Io su certe storie mi ci metto a ridere, però l'avessi fatte io quelle storie, mi metto sempre in terza persona, no? L'avessi fatto io, ok, guardo da terza persona, ok, poi mi ci metto io de mezzo, dico, se l'avessi fatto io quelle storie, capirai se sarebbe scatenato il putiferio. Quindi non è solo la cosa che viene detta, ma è anche chi la dice, secondo me. Perché se domani Maria De Filippi dice, faccio un esempio, vabbè, ma dai, ma gli ha fischiato, gli ha detto bella, fidate che non succede lo stesso putiferio che è successo con me. Se Maria De Filippi facesse le storie che hai fatto tu, secondo me le reazioni sarebbero le stesse. Secondo me no, non la vedo così. Poi magari hai ragione tu, non so il detentore della veglia assoluta, però io la vedo un po' in questa maniera. Cioè dipende sempre chi le fa le cose, perché se poi uno prende per il culo un altro, allora quello non è bullismo. Se Faina dice, oh, vedi, se Pier Motorino faccio più tempo a girarti intorno che a passarti sopra, sto a fare un esempio, che è una battuta romana. Sì, ah no, sì, Faina vabbè, è sessista, un po' stile Dudu. Beh, ma sai che c'è? Che quelle, ti ripeto, sono cazzatine, sono battute. Quello che hai detto tu era proprio un'opinione su una tematica che hai ribadito dopo, levando, sì, la linea comica, la io questo ti ripeto. Sì, vabbè, ma il mio concetto, il mio pensiero è quello che vi ho detto anche a voi qua. Sì, ho capito. E poi posso anche sbagliare nel concetto e nel pensiero, che secondo me se un ragazzino di 18 anni fischia una ragazzetta di 20 anni, secondo me io non ci vedo niente di male. In realtà, pensiero, cioè, nel senso, vabbè, pensiero tuo... Secondo me invece non è il massimo. Ok, ma io rispetto il tuo pensiero, Marra. Non è che dopo vado a fare le storie, Mara è un cretino, mortacci sua, sto pezzo di merda. Sto facendo. Poi, ovviamente, chi esagera che poi ti minacciano, fanno. Bra, un altro quelli sono stronzi. Se tu vai su Twitter adesso, se tu vai su Twitter, so primo in tendenza, vabbè, a me mi fa pure, non so se ride sta cosa perché trovasse primo in tendenza con tutti, poi datemi del populista, con tutti i cassi che c'avemo. Secondo me è follia, però vabbè, facciamo che sto primo in tendenza, apri quei tweet, leggi te damo fuoco, sì, magari amori de qua e de là, lo so, però sai bene, allora ti ripeto, questo è sbagliato, io non ho mai augurato la morte no, a nessuno, no, ma chiaro, è sbagliato anche più di quello che hai fatto tu, però è anche una tecnica un po' scorretta da usare, cioè dire mi insultano, mi minacciano, quindi ho ragione, no, tu continui magari per dire, cioè magari tu continui ad aver sbagliato, loro comunque sbagliano i toni e quello che ti stanno dicendo allo stesso modo, se non peggio. Sì, ma secondo me non c'è equiparazione. Cioè, secondo me, se tu mi devi criticare, criticami per quello che ho detto, perché ne ho viste tante di critiche normali, sì, certo, senza vabbè, insulti, ovvio, no? Ma su questo siamo d'accordo. Me critiche, mi dici, oh, se io non la penso come te, perché per come hai fatto te, no? Sì, per sì, questo, sì, questo e questo. Se tu mi cominci a dire tutte quelle frasi, ma quelli sono stronzi, perché... Ma dici, sì, Rubì, ma dici, sai, è uno. Porco due, so 100 persone, 200 persone su 3.000 tweet, frate, è grave. Cioè è grave perché vuol dire che uno non può esprimere un'opinione, perché la mia è un'opinione, cioè non penso di aver insultato, augurato il male a nessuno, ok? E tu che fai? Fai te peggio. Cioè secondo me è questo che costa, vabbè, ragazzi. Dici pure, se te sto a fare un complimento, vaffanculo, diciamo. Cioè nel senso, manna vaffanculo, quello che te pare, però poi c'è sempre un limite secondo me, no? Io non sono mai andato sopra il limite. Il bacio uccelletti, no, è passato con due amici miei, col figlio piccolo che è appena nato. E quindi secondo me c'è sempre l'equiparazione del sì, contesto. Ma, vabbè, no? Ma su questo ti ripeto, c'è poco da dire. Cioè, chi ti minaccia di morte è un coglione, punto. Sì, sì. È una persona che basta, che è inqualificabile. No? Vabbè. Però se so tanti a farlo, capisci che poi l'idea è quella, no? Cioè, non puoi toccare qualche pensiero che è scorporato dal loro cervello, che poi si intoppano. Allora ma che è sempre fare? Stato così comunque, sì, su qualsiasi argomento. Io non ho mai travalicato, cioè io non ho mai augurato il male a nessuno, anche l'Azzolina, che è l'Azzolina che è stato il mio punto fisso per un anno. Oddio, non me so mai per... cose, eh? Sì, Marra, però non me so, non so mai andato non ad augurarli. Però gliene hai dette, con tutto che quello che ha fatto a livello, diciamo, politico, a me... Scusa un secondo... Piccolo saluto romano. Se ripassi sto qua, perché c'ho sta diretta live. Lo so. Se ripassi sto qua. Ciao Sare, grazie. Ciao piccolo. Ciao. Te do il numero mio, va bene. Va bene.
No, no, che saluto Romano, ragazzi. No, sembra... cioè, manca pure questo oggi. Poi te sfondano se fai. Ha finito. Ciao Damiano, guarda, io sono Erchidano, mi sa che non sei conoscemo. Te volevo chiedere una cosa, cioè, fondamentalmente, io un po' ho capito, mo, perché dalle storie, fondamentalmente, io credo non si capisse bene, era quello il fatto. Poi io sono curioso, sono cresciuto in Borgata, quindi sono dei Torpignattara, quindi capisco pure il fatto... che te fondamentalmente magari non calcoli la problematica che molte persone, non essendo de Borgata, non hanno una conoscenza di ragazze che magari si sanno assolutamente difendere da sole da uno che gli fa un complimento. Quindi magari si sentono preoccupati all'idea che uno potesse fare un complimento alla figlia o all'amica, non essendo magari persone de Borgata, quindi io te capisco, però devi pure calcolare che molti non entrano nella... a livello sociale, come la vediamo, potrebbe essere io e te, che se un'amica mia qualcuno gli fa una battuta, quella la pia o butta giù dal motorino, senza problemi, capito? Però molte ragazze, guarda... quindi devi calcolare che pure quelli che ti hanno insultato, essendo migliaia, molti, ci stanno molti stupidi che ti insultano e molti magari non so del tuo, diciamo, entourage sociale, è anche mio, da capire e ragionare come te, insomma, quello. No, 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 ma io te ringrazio e ne farò tesoro di sta cosa che mi stai a dire, perché poi penso che poi alla fine tutti mi capiscano, ma non è no, mai... No, ascoltandoti così ho capito, dalle storie non capivo bene neanche io. Ma vedi qual è il problema? È che io su Instagram purtroppo non c'ho le vostre live, non c'ho 2 ore, 3 ore di tempo, no? Io quando sono andato la prima volta ospite dal vostro amico Ivan Griego... mi ha detto: cazzo fai, ma allora sei completamente differente, ma perché ovviamente io non è che interpreto un personaggio, mi so creato, ragazzi, sento un ritorno terribile. Ah, oh, strano. Che può essere? Ok, ora non lo sento okay. più. Non ho tutto quel tempo su Instagram poi per spiegarmi bene, ok? Quindi lancio quel messaggio, spero che tutti mi capiscano e che non si vada più al di là dell'insulto, perché io poi non ho insultato nessuno. Vabbè, oddio, fai 14.000 storie al giorno, ce l'hai il tempo per spiegare una cosa in 3 storie, 2 storie, dai. Però quant'è che stiamo in live adesso? Un quarto d'ora? Sì, vabbè, però stiamo anche dibattendo, se devi parlare solo tu riesci a riassumere, ti segni 2 punti, non è che ci vuole una scienza, dai. Però è pure bello il dibattito, no? Riesci a fare 14.000 perché... storie sul calcio, riuscirei a farla pure su questa, no? No, vabbè, però sul calcio diciamo che mi vengono molto più spontanee. Vabbè. Quindi queste sono un po' più ponderate. Sì. E non me li vengo altamente maturo ancora per farle così, no, scherzo. Però al di là di questo, ha ragione il ragazzo che parlava prima su questo punto di vista. Cercherò ovviamente di migliorare, però... vi faccio una domanda. Zorzi mi ha dato dello stupido, no? Stupido vuol dire che, cioè, è un bel insultino, no? Stupido. Sì, ok, sì. Perfetto. Pensate lo avessi fatto io a lui. Cosa sarebbe successo oggi? Lo chiedo, vediamo. Vabbè, se avessi detto una cosa stupida, avresti subito una gogna mediatica, perché lui sicuramente... Avrei subito una gogna mediatica, sì. Che qualcuno mi avrebbe dato dell'omofobo sicuramente, qualcuno mi avrebbe dato del, non lo so, del razzista, qualcuno mi avrebbe etichettato come cavernicolo, solo perché io ho detto stupido. Sì, vabbè, ragazzi, ma stiamo un po' uscendo dal focus. No, cioè, vabbè, ma ci sta. Infatti, noi, io non sono d'accordo con la definizione di Zorzi. Penso che nessuno di noi. Ma infatti, abbiamo detto esattamente il contrario. Stupido, eh. Abbiamo detto: per noi, Damiano è tutt'altro che stupido. Esatto. Questo, grazie, l'abbiamo, ragazzi, detto. Grazie. No, vabbè, sì, no, ma insomma, per noi, poi, per quanto può valere il nostro parere. Ma guarda, per me vale molto, ragazzi. Io non conoscevo Twitch. E voi ci state da tanto tanto tempo. Io una volta che sono incapace col telefono, mi mandavano: no, perché il Cerbero t'ha attaccato, e io come un cretino scrivo su Google Cerbero Faina, e a volte mi dava dei pezzettini su YouTube e me lo andavano a vedere, dico: ma questi, ma da dove cazzo parlano? Che sono? come se parla? Poi dopo un po' dopo un po' di tempo, che io chiedevo poi a persone, insomma, influencer, miei amici, che manco loro lo sapevano. Dicevano: ma io che cazzo ne so questo? Non so. Mi dice, addirittura non faccio il nome per rispetto, ma ha detto: no, questo è un social russo, solo chi sta in Russia ci può entrare. Dico: ma questi sono dei russi. Non posso fare il nome. Ma hanno detto: è russo questo social. Amazon questi, è ma io ho detto Amazon. Questi sono di Roma, io ho detto. Ma quale? Come se poi non lo
non potesse, Mosca, come se poi uno non potesse utilizzare il social russo in Roma. Stiamo sotto il regime, stiamo. Questi sono di Roma, vabbè. E comunque poi io, andando avanti, poi da quando l'ultimo anno sono entrato su Twitch, diciamo che non sono abbonato al vostro canale, però ogni tanto vi guardo e devo dire che vi etichettavano una volta come il Barbara D'Urso di Twitch, sì, sì. Da qualcuno l'ho sentito, però devo dire che non c'entrate un cazzo, insomma, con quel tipo di televisione. E io ho sempre guardato, ma vedete ragazzi, fare il personaggio come lo faccio io, ci sta che qualcuno te manna a fanculo, te dice, che riprendete le mie frasi, a me mi avete fatto diventare famoso voi, regà, perché... non si può morire così, sì, sì, i giovani sì. Toccati. Beh, insomma, pure quello che cerchi. Ciù le mani dei giovani. Ci ho fatto un po' dei video un po' d'anni fa. No, ma lo so. Sì, ma è pure quello che cerchi con le provocazioni, immagino, no? Ma no, vabbè, ovviamente. È il gioco del web, poi, no? Non cerco poi l'augurazione dei morti. No, eccetera, infatti chi ha mai fatto. Però è un po' il giochetto del web, no? Io l'ho sempre utilizzato poi, soprattutto nei primi anni. Però io ho sempre guardato, però detto questo, secondo me fino a che non si prevalica quel livello che è la morte, il papà, io tanti mi insultano mio padre, che io mio padre purtroppo non ce l'ho più da anni, e ragazzi a me quelle cose fanno male, anche su Twitter oggi c'è qualcuno che mi ha detto peccato che non ho il padre perché se no gli poteva dare una pizza a lui, cioè capito, queste sono cose poi che te toccano poi a livello morale, anche se non sembra, no? Cioè io mi sono messa a piangere perché mi mancava la mia ragazza a Temptation Island, figuriamo se mi viene detta una cosa del genere. Però non lo faccio poi sulle storie Instagram, mi c'ero del culo dentro e magari mi chiudo dentro una stanzetta, perché comunque queste cose ancora mi fanno male, ma non perché mi hanno detto loro, perché comunque mi fa pensare a cose ma che infatti ti dico sono successe. Che spesso abbiamo parlato di queste shitstorm fatte ecco su Twitter, in altri luoghi, fomentate da qualcuno, eccetera. Come ti ho detto prima, però beh, è un discorso diverso, cioè stiamo a prendere due strade separate. Uno è parlare del catcalling, vabbè, ne abbiamo parlato. Questo è un altro problema dei social, sicuramente c'è. Ovvio. No, ma il mio era un discorso poi generale sul fatto del vostro canale, no? Che io poi oggi lo seguo, ogni tanto ho visto i Boscar, ho visto che siete comunque organizzati. Sì, vabbè, diciamo che vi ho cominciato a seguire assiduamente da quando ho cominciato a fare dirette con Ivan e da quando poi ho conosciuto meglio Rubino, che stiamo insieme sull'altro canale. Però ripeto, io vi guardo con piacere a volte quando c'ho tempo, però poi se prevalicate quella linea, ovviamente non mandate più a genio. Capite che ve voglio dire? Quindi è questo quello che voglio dire anche alle persone che magari ci stanno a seguire, che comunque ci sta sempre una linea e secondo me non va mai prevalicata. Poi può succedere qualcosa, per carità, pure io magari a volte mi sono allargato, non ho mai augurato niente a Solina, però magari sono andato forse oltre a volte, no? Vabbè, insulti gliene fatti, Sì, vabbè, però sempre tutti dentro la querela, perché ormai mi sono imparato i querele. Ce n'è tipo una ventina a casa, tutte queste da parte. Quindi ho capito quali sono le parole poi da te. Però, ripeto, è questo un po' il senso. Ma dici che magari voi... tipo i giudici non capiscono bene il romano, quindi... Se becchi i giudici non de Roma ti dice bene, tipo scevalitica. No, ma che ha detto qua? No. E l'avvocato tutto serio, no, in realtà qui si stava riferendo ad un elogio, un termine medico tecnico. Guarda, gli epiteti che ho fatto Cazzolina due o tre volte sono andato sopra alla querela piena. Non me l'ha fatta, ma è stata anche furba non farmela, insomma. Perché? Perché se il ministro di istruzione querela Damian Erfaina, secondo me dà una sorta di... È come per dire, sto a sentire, so quello che dici, capito? E ti voglio dire, secondo me... io se più una querela da ministro, io sono contento, ragazzi, ve lo dico. Una festa. Se io prendo la querela, ma anche come è successo lì per De Santis... Ah sì, infatti De Santis... Sì, ma secondo me è un avvalorare le mie parole, semplicemente quello. Poi magari sto di una cazzata, No, certo, dal tuo punto di vista vedi che qualcuno è stato colpito almeno dalle tue parole. Beh, no, che m'ascolta, sai, oggi m'ascolta. Pure querelare perché si sente diffamato. Beh, Marra, se mi querela De Santis, che io ho detto no, io De Santis non so nulla. No, però faccio un esempio. Parlo in generale, non è che per forza una querela significa ragione. No. Chiaro. Però se io vengo da te e ti dico Marra era una pippa a giocare a tennis, vabbè, ed, è un incompetente, ed è un incompetente a fare lo streamer, vabbè. E tu me quereli, vabbè, ovvio. E io dico, vedi, allora c'ho ragione quello che dico. Se questo è arrivato a farmi una querela, c'ho ragione. C'è dentro la testa mia. Se poi dico Marra cose brutte,
e tu me quereli, lì non c'ho ragione, capisci? Ma che è successo con De Santis? Che non so niente. A De Santis gli ho detto intanto che secondo me era... L'ex portiere da Roma, sì. Che credo sia ancora direttore sportivo da Roma, se non sbaglio. Sì, 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 ancora sì. Poi non lo so, e io lo apostrofai dicendogli che secondo me era una pippa da calciatore e un incompetente da dirigente sportivo. Poi, ragazzi, è una mia opinione, ripeto, se tu me quereli, evidentemente te danno peso le parole che io ti dico, secondo me, poi non lo so. Vabbè, secondo me c'è stata pure la cosa del pubblico che magari è andata a scrivere a De Santis, da mia, come t'avevo sì, detto però una non è volta. Che posso rispondere. Beh, non però è responsabilità sua, esatto. Diciamo che... Vabbè, ma nella stessa misura in cui tu potresti querelare Zorzi che ti ha dato dello scemo, se lo quereli mica c'ha ragione però. No, no, ma non lo farei mai, cioè non è che vado a querelare Zorzi perché mi ha dato dello stupido. Però anche se lo facessi non è che gli dai ragione solo querelandolo. No, però magari fai vedere che hai rosicato, no? Secondo me, secondo la magari testa vuoi danni, vabbè, però ti faccio un esempio. Sì. C'è stato un periodo in cui anche noi siamo stati shitstormati su Twitter, eccetera, e delle persone ci hanno etichettati come fascisti, ok? Beh, dire cose. Fascisti a voi mi sembra per dire, no? Noi non l'abbiamo querelato perché non ce va, perché avvocati, tempo, sordi, eccetera, però se l'avessimo fatto, cioè in quel caso non sarebbe stato perché stavamo a rosicà. Non era quello il punto, è perché viene comunque detta una falsità. È una diffamazione grave che magari può portare anche delle conseguenze, capito? Poi in conto se uno dice vabbè, tenza, se uno mo arriva e mi dice che sono pedofilo, vabbè, non è certo. Che se lo querelo gli do ragione, sì. Sto rosicando. Stai rosicando? No, però parlavo nella forma tale in cui non c'è un insulto, vabbè, capito? Certo. Vabbè, se dici una pippa giocastica, te sto a dire che sei una pippa da giocatore, okay. E sei un incompetente. Ma hai vinto da sta causa poi? Sportiva. No, veramente ancora ne è arrivato il foglio. Okay. Ancora mi devono chiamare, quindi. Vabbè. C'è 20 giorni ancora di tempo, vediamo se. Vabbè. Si arriva. Poi vediamo. Vabbè, poi comunque la guerra, ragazzi, in questo caso lascia molto il tempo che trova. Sì. Insomma, non penso che un giudice possa procedere a giudizio. Credo, poi magari mi sbaglio. Hai detto solo era una pippa incompetente. Pippa incompetente. Beh, che era una pippa è vero. È vero, Rubì. Era veramente una pippa. Guarda, Rubì, hai un'altra querela in arrivo. Sì. Vabbè, però, che devo fare? La verità. Vabbè. Il giocatore ragazzi, forte, io se non mi dispiace vado... Come no? Come no? Ciao, Damià. Mi sento con Flame e vengo, spero sì, di presto da voi. Insomma. Dai, poi organizziamo bene. Ciao. Bello, grazie per l'invito. Ciao, Rubì. Ciao, ragazzi. Ciao. Vabbè. Vabbè, Rubino si è guadagnato una querelina oggi. E vai, ci manca solo questo. Ma noi abbiamo sempre detto che sicuramente c'è, cioè, pure di persona, dice dai. Però, sì, però quando uno dice cazzate tocca farlo presente, punto. Questo c'è da dire. Ho apprezzato comunque che si sia buttato nella mischia, ci sta un gesto da apprezzare. Avete toccato il fondo. Ah, abbiamo toccato il fondo. Perché abbiamo ora parlato di chiudere, ore 21. Beh, un'ora e mezza, Simone, un'ora e 40 direi che è stato pure troppo. Ben oltre il fondo profondo. Io vi volevo chiedere di aspettare 10 minuti, perché c'è una sorpresa in arrivo. Quindi allora, redditata. Sorpresa in arrivo. Altro che apnea. Ma è una sorpresa anche per loro? Sì, una sorpresa per tutti. Anche per tutti. Voi ovviamente greve. A casa, quindi non andate. Ma dacci un indizio, io già ho capito. No, vabbè, un indizio, dai, diciamo, per solleticare un po' l'interesse. Mi assenterò un attimo e non tornerò da solo. No! Ma che vuol dire? Vi presento una persona. Greve. E chi è? È Moa, sono curioso. Chi è? Vabbè, se ce la presenti significa che non la conosciamo. La presento al Cerbero, diciamo, Cerbero Studio. Ok. Allora, redditata. Redditata, vediamo se avete fatto dei contenuti. Speriamo. Beh, poi pure col Faina ce ne stanno un botto potenziali, Allora. Metti gli ultimi. Attivo questo. Last, new? New. Cos'è? Cristo sì, Cerbero. Sì. Perché sì. Se no, perché c'ho sta cosa, sennò da mo che maniera. Cristo Cerbero, vabbè. Cristo Cerbero. Leone da tastiera. Leone da tastiera, facile. Leone da tastiera, facile insultare dietro uno schermo. Troppi meme con sta foto. Oddio. Okay, oh. Hanno beccato Mr. Flame al Parco della Madonnetta. Ma quale sarebbe questo? Sì, è quella. Ah, signora.
spesso comprare insieme Ivan più che un kit per le gambe agre, gli occhiali da sole. No, la pistola no, la persona è pericolosa, questo numero delle vittime è in costante aggiornamento. 4. No. Che poi è bellissimo quando ho scattato quella foto, l'ho mandata a Veronica tipo alle 2 di notte senza dire nulla. Io ho detto: non mi fa domande. Sì, sì, no, quella del Mitra, quella di te con Mitra in mano. Io non mi fa domande. Ma di chi era sto Mitra? Non si può dire. Ok, non è un vero Mitra, ovviamente. Vabbè, sono curioso. Vabbè, forse si può dire, ma in realtà, forse sì, però non sì, lo è so. È legale tenerlo, ma scusa, sono quelli da soft air. Sì, è legale. Sì, vabbè, sparapallini. Ce l'ho pure io, ce ne ho 4. Capitan Menarca non esiste, non può farti del male. Capitan Menarca. Ma perché sta tutto nudo in una vasca? Ieri ha fatto la live, ha fatto la live in vasca. È la parodia. No, mi fa mai visto che è successo in live. Mi ritrovo Ivan tutto in una vasca. Sì, mi ha fributato mezz'ora dalla live di Ivan. Bellissimo. Allora, io faccio quella cosa che ho detto. Andiamo avanti con Reddit. Andiamo avanti. È il solito che... Oddio, è un video, un video. Oddio. Come un video. Sì, ok. Come un video. Che è? Quindi? Perché Max Large? Quindi? Boh, no, non sto capendo. Manco avanti, io. Avanti. Una capatina al Duomo. Qui quando mi hanno fermato le guardie, oh. Una capatina al Duomo. Infatti ci si poteva andare, non ci si c'è andato nessuno a visitare. Ho visto questo? Permesso lavorativo per la capatina al Duomo? No, non capite. E allora i minatori che si spaccano la schiena tutto il giorno, gli operai chi ci pensa, queste ragazzette non fanno niente. È da mattina a sera, vabbè sì, ok. Vabbè, ok. Classico. Solo pochi giorni. Scusate ragazzi, le prime avvisaglie, vero? Siamo padre, no? Ma troppo riesco. Siamo padre, no? Siamo padre, no? Poi quando vuoi di qualcosa, però dici a me e io di no. Siamo padre. Che pezzo di merda. E dai John, John. E poi il tuo secondo no, nome. No, vabbè, bellissimo. E stai rovinato. GTA. Bellissimo. Questo sarebbe dopo. Prima o poi. Oddio. Oddio. Il settimo sigillo, bro. Cos'è? Da scacchi con la morte. No, ma io non ci credo che non abbiano fatto. Questo non era X-Files. Io non ci credo che non abbiano fatto dei meme sulla puntata con Baby Gay. Sei una minorenne, qualcuno ti ha stordita con il cloroformio. Anzi, è troppo film horror. Che paura, con la torcia in faccia. Oddio. Cos'è? La chat del Cerbero. Ok. Cotto e frustato. Adesso basta, non credo alle coincidenze. Ecco così. Aspetta. No! Ma che cos'è? Ma pare quando hanno trovato Che Guevara. Ma stava a fare una sleeping stream. Che cosa stava a fare? Cazzo, dormo! Tutankhamon! E poi è una live questa. La salma di Che Guevara era identica. Amici, ho baciato Barbara Marrocco. Esatto, c'è Simone che si vanta. Al lume di candela, vabbè. Kokeshi. Ma che è successo? Io assurdi, ma è un troll, era stato, un no? Video suo, sì. Te lo sai che era? Sì. Che è un troll. È una collaborazione con le guardie. Come una collaborazione? Una collaborazione. Vabbè, questo qua è vero. Preso. Ma cos'è? Salvate Tutupi. È figo questo movio. Salvate il soldato Ryan. Cos'è? Con Tutupi che guarda Gianluca. Guarda Gianluca ha la maschera. Sì. Capace che manco so io, peraltro. Può essere. Sì, quella è una maschera presa da tipo da Amazon. No, lo sai che lo sai che mi sono troppo tagliato? Ah sì, perché stavo immobile. Questa immagine mi fa troppo ride. Ne stavamo a parlare con Dave l'altro giorno e Marta. Ma quale delle due? La seconda, la tua con questo outfit. Mi hanno detto, lo sai che mi pare? Un grigio. Cioè gli alieni quelli. Mi ha detto Marta, sembra
gli alieni nei film quando li travestono per non farli beccare alla gente comune, che gli mettono di per cappuccio, ah, parrucca, vai. Sì, sì. Parrucca, mascherina, occhiali. Si mette che un alieno, esatto, sì, nessuno ci fa caso poi, sì, capito? Sì. Un grigio. Ma poi il bello è che simuli la maschera. Io qua facevo certe espressioni, però rimanevo sempre uguali. Ha fatto troppo ridere l'espressione un grigio. Ho sviluppato la capacità di restare talmente immobile da essere invisibile all'occhio umano. Sì, che stavo immobile. Vabbè, questa scena è iconica. A me sì, ha fatto sì, morire questa sì. scena sì, di Guardiani sì, della Galassia. È il 2, sì. mi sembra. Angelo Greco e Checca Flo. Eccoci. Cos'è? Sto pronto. Mettiamo un sottofondo? Mettiamo un sottofondo per le entrate in scena. No, non chiudere link, non chiudere link. No, 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 non ho la tastiera funzionante. Che madonna, ma dov'è collegata sta tastiera che non riesco a riappiccicarla? Here are three pieces of advice for eToro users on how to trade safely during a period of increased market. Come stai, Delfina? Come stai? Ciao. Come è andato il viaggio? Bene, lunghissimo. Sono stato 6 ore in treno. Sì, bene. C'era molta gente oppure eri sola? No, ero da sola. Vabbè, c'era saranno stati pochi. Però, sì, sì, comunque sì. Buono, buono, molto buono. Grazie Delfina, ci vediamo stasera alle 21 e abbiamo giustificato il viaggio di lavoro, hai visto? Esatto, ma verrà stasera perché sennò volevo fare una domanda. Sarà presente stasera in live? Sì. Ok, allora poi stasera ti dobbiamo introdurre sul tema che abbiamo trattato oggi, io chiederei pure la sua opinione. Certo. Sul catcalling, ma ne parliamo stasera. Grazie Delfina, ciao, grazie belli. A tutti. Sigla! A dopo! Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme, ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, papà. Teste per un Cerbero, Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo.